Tra poco vi racconteremo le due Italie, l'Italia schiacciata dalle inchieste, però vi racconteremo anche l'Italia schiacciata da altri poteri. Avete sentito cosa ha detto l'ex ministro del tesoro americano, dove addirittura ha parlato di un complotto ai danni dell'Italia. Vi racconteremo queste cose in mezzo a tanti giovani, in mezzo a tanti lavoratori, in mezzo agli imprenditori. Vi aspetto tra poco alla gabbia. Manette che scattano per degli appalti discussi e discutibili, ma manette metaforiche che possono scattare perché qualche altro potere decide di mettere sotto commissariamento la democrazia italiana. Però poi c'è anche un'Italia che chiede di essere vista, è l'Italia dei lavoratori e l'Italia degli imprenditori. Ecco perché cominciamo subito con un servizio che mette immediatamente le mani dentro le viscere del paese, cioè le viscere economiche, le viscere del lavoro. Alessio Lasta. Vi raccontiamo di Gilberto, Luigino, Sauro e Maurizio, quattro storie di imprenditori veneti, né santi né mascalzoni, solo vite da capannoni che sopravvivono tra mille difficoltà. Prendi Gilberto Rossetto, 71 anni, floricoltore, 500 euro di pensione al mese dopo 50 anni di lavoro. Io capisco un caso, io capisco, perché basta aumentare un po' le paghe, un po' le pensioni e tirare via un po' di burocrati. Il calo del lavoro è stato del 40%. 40%? Eh sì. Lei ci va fuori a cena? Ma quando? Mi porta a casa a Pisa. Via che stai attento anche se non troviamo di più di 3, perché se no se spendo di più di 20 euro è un problema. Quanti figli ha? 3. 3 figli, lavorano tutti qui? Sì. Se prima gli davo 600 euro, mettiamo un ragazzo a 800 al mese, e adesso davo 200, 300. È il figlio del signore. Quanta fatica si fa a fare questo lavoro oggi? Bisogna, purtroppo. Quanti anni ha lei? 44 adesso. Come vede il suo futuro, la sua vita futura? Boh, non lo so. Per fortuna c'è mio padre. Se no sarebbe finita. Mi ha fatto una casa. Io vivo con 320 euro al mese. 320 euro? Sì. Ma come si fa oggi in Italia a vivere con questa cifra? Mangio da mia mamma. Da lei. Cioè, se non ci fossero stati i suoi genitori, lei non più avrebbe... tutto. Ok, dite, Gilberto vende fiori e vabbè, quando c'è la crisi il superfluo si taglia. Ma allora venite con me nel capannone di Luigino Melegatti. 34 anni, 18 dipendenti, un'azienda che recupera materiali metallici e un sacco di soldi da ricevere. Noi abbiamo preso anni fa un fallimento di 600.000 euro, abbiamo visto 30.000 euro. Sono passati 7 anni. Ma se porti il discorso sulla burocrazia, Luigino te la spiega così. Tutti i faldoni, documenti per i leasing, documenti per le banche, documenti per il nostro lavoro del riciclaggio, guarda qui, carte, disegni, certificati di regolare esecuzione delle opere, richieste per il comune che vada a far vedere che siamo a norma con gli scarichi delle acque, fatti nel 2008, non fatti nel 1900. La sicurezza ormai è una cosa da impazzire, perché ogni mese c'è qualcosa da pagare, o un corso, o un altro corso, o il carrellista. Una pratica via ti costa 50.000 euro. 50.000 euro? Sono i miei documenti. Una pratica per ampliare sì. La tua azienda. 50.000 euro, comodi. La mia azienda è stata presa campione, è uscito il perito a controllare, ho dovuto pagare io 1.500 euro al giorno. Se tu vuoi controllare, i soldi li spendi tu, Stato. Non devo pagarti io che tu mi devi controllare. Tra tanti affittasi, ecco il capannone di Sauro Sartori, 51 anni, vende materiali per l'edilizia, 20 dipendenti, azienda fallita perché non l'hanno mai pagato. Cioè lei ha lavorato e non l'hanno pagata? Bravissimo. Quanto avanzava? Io avanzavo circa quasi 800.000 euro, per cui... Ne ha recuperati? No, 79 euro. Quanto? 79 euro. Dopo aver speso tra avvocati e quant'altro, circa 200.000 euro. Gli altri paesi non operano così. Fa il lavoro, fa la fattura, viene pagato. Non tra facciamo causa, decreti aggiuntivi, ci vogliono
30 giorni per presentarlo, un altro 40 perché diventa efficace, poi il giudice deve fissare l'udienza, poi è stata rimandata, poi è stata vomitata, poi non c'è il giudice perché è andato in ferie, poi il giudice farà i mazzi suoi e poi passa 2 anni, 3 anni, forse quello si dimentica, forse è già morto, così non chiediamo più niente. Prendo una ciliegia, la metti in bocca, la mangi, succhi l'osso e poi lo sputi fuori. Quello che sputano fuori siamo noi alla fine. Se noi togliamo via l'IVA oggi, abbiamo già eliminato il 90% della frode fiscale in Italia. È inutile che facciano tanti numeri questi grandi genialoidi, che non hanno capito una mazza questi qua. Non hanno capito nulla. Allora, finché c'è l'IVA, il rapporto tra l'IVA, azienda, azienda, c'è la frode fiscale. Io fortunatamente ho pagato tutti. Ah. Sono riuscito a pagare tutti i dipendenti, sono riuscito a pagare tutti i fornitori. Io reputo lo Stato un fannullone, non ho ritenuto opportuno a pagarlo. Cioè, quindi lei non ha pagato le tasse? No, non ho pagato le tasse per pagare queste persone. Lo Stato avanza dell'IVA da me. Io ho dato priorità a delle fasce più deboli. Non ritengo lo Stato una fascia debole. In un cantiere edile in centro a Padova incontro Maurizio Di Sarò, 52 anni, artigiano con il 70% del lavoro sparito negli ultimi 2 anni. Abbiamo il DURC che è praticamente lo strumento di morte delle piccole aziende. Il DURC praticamente è il documento che certifica che noi imprenditori abbiamo pagato le contribuzioni INPS, INAIL e casse edili. Però, visto che abbiamo una crisi conclamata che dura ormai da 6 anni, okay, e i fatturati che avevano un certo livello sono scemati di modo esponenziale, ci ritroviamo a non avere magari non più la liquidità per riuscire a stare dietro a pagare tutto. Magari ci fosse tanto nero da fare, a questo punto devi proprio dirla così. Vabbè, ma lei sta incitando l'evasione però così. No, non sto incitando l'evasione, sto incitando la sopravvivenza, perché se non ci fosse quel po' di nero che c'è, mi dovrebbero dire i signori là dove va a mangiare la gente. Le famiglie sono tutte quante ridotte al pagherò. Sono tutte ridotte al pagherò, non ho pagato. Sono tutte te li darò. Renzi deve dire... Qua ragazzi siamo messi molto male e siccome io non sono molto informato su quella che è l'economia reale, adesso farò di tutto per informarmi e dirà, cazzo, potrei fare una cosa del genere, mando a fare in culo il patto di stabilità, sforiamo sti cazzo di patti di stabilità, prendiamoci le nostre responsabilità, li sforiamo, punto e basta. Sono con noi Andrea Scanzi, si guadagna da vivere come firma del Fatto Quotidiano, è famoso per essere il giornalista più amato dal popolo di Twitter, in particolare dalle donne. Il suo peggior nemico è Maurizio Gasparri, che su Radio 105 gli ha dato del pagliaccio. Roberto Formigoni, si guadagna da vivere come senatore del nuovo centrodestra dopo aver regnato per 20 anni in Lombardia. È famoso per impiegare il suo tempo libero venendo alla gabbia a litigare con il pubblico. Il suo peggior nemico è chi al telefono lo accusava di fare una vita da miliardario tra hotel di lusso e champagne. Sergio Conferrati, si guadagna da vivere come europarlamentare del PD. È famoso per aver riempito le piazze italiane per l'articolo 18 quando era segretario della CGIL. Il suo peggior nemico è il populismo di destra che è esploso con la crisi. Enrico Zanetti, si guadagna da vivere come sottosegretario all'economia per scelta civica. È famoso per essere uno degli epaprodigi di Montezemolo. Il suo peggior nemico è chi pensa che per l'Italia non valga la pena di pagare le tasse. Buonasera a tutti e do subito il benvenuto ad Alessio Lasta, che è in collegamento da Padova, lo vedo, sì. Alessio. Buonasera, buonasera Gianluigi, mi trovo all'interno del capannone della Zanardi, una grande azienda editoriale qui a Padova che esporta libri, pensate, in tutto il mondo. Questa che vedete è una delle linee di produzione da cui escono questi libri, è ferma, mentre invece questi libri, su questi pellet, guardate quanti sono, centinaia di libri, sono destinati al mercato inglese, ma ci sono anche libri sul lusso, libri che raccontano il National Geographic, le eccellenze italiane della moda. Ebbene, siamo qui stasera a raccontarvi questa azienda, perché questa azienda rischia, è a un passo dal fallimento. Questa sera vi racconteremo la sua storia
con i volti, le facce degli operai. Guardate gli operai della Zanardi che sono venuti qui accanto a me. E ecco l'applauso dallo studio di solidarietà verso questi operai, cui gli operai e gli imprenditori qui da Padova rispondono per testimoniare questa solidarietà trasversale. Ricordiamo che la Zanardi era balzata agli onori della cronaca proprio a febbraio, perché il titolare di questa azienda si era tolto la vita proprio all'interno di questo capannone. Aveva lasciato un biglietto: sono sommerso dai debiti, la faccio finita. Ora noi vorremmo capire con Maurizio Marin, che è un operaio ed è anche delegato sindacale, perché un'azienda che esporta in tutto il mondo, un'azienda che è un'eccellenza dell'editoria italiana, finisce così. Mala gestione. La prima cosa è la mala gestione. È stata amministrata dalle persone che ogni volta che hanno cambiato amministratore delegato o vari soci l'hanno adoperata come un bancomat, sapevano solo tirare fuori e fare promesse, e a noi non ci rimane più niente, in poche parole, ci rimane solo un'altra alternativa, che è quella di poter fare qualcosa noi altri. Che cosa succede con succede i vostri stipendi? I nostri stipendi sono ottobre, novembre, dicembre, tredicesima, niente, gennaio, febbraio, marzo, la cassa integrazione è bloccata all'INPS. E perché? Qualcuno si dovrà pure spiegare perché è bloccata e non ci danno. Gente che ha famiglia, 7 mesi senza stipendio, chi è che ci può dare una mano? Come facciamo ad andare avanti? Alessio, bisognerà trovare una soluzione. Oggi la notizia è che comunque gli 80 euro dovrebbero arrivare anche a loro. Sì, come ce ne facciamo noi di 80 euro? Siamo senza stipendio, di 80 euro non ce ne facciamo nulla, non volete capire? Non abbiamo la cassa integrazione. Stiamo incassando i crediti dopo che l'azienda è stata messa in concordato e sono tutti bloccati perché vanno per la procedura e noi senza stipendio siamo qua. Allora, Alessio, sicuramente avremo tante occasioni di fare un ping pong tra lo studio e la tua piazza, così come avremo anche in collegamento da Novara, vediamo se il collegamento è pronto, Martina Proietti, al comizio di Beppe Grillo. Ciao Martina. Buonasera a tutti, ciao Gianluigi, siamo in diretta da Novara, è appena arrivato Beppe Grillo, alle mie spalle vediamo il camper, tra un po' passerà proprio qui accanto a noi e proveremo ad intercettarlo facendogli qualche domanda. A bloccarlo, chiederemo immediatamente la linea qualora si fermasse. Assolutamente, allora ritorniamo in studio, praticamente Scanzi è l'unica opposizione, non ho voluto un'opposizione parlamentare perché ho voluto quasi un'opposizione nel paese, nel senso lavoratori veri, imprenditori veri. Ho voluto che il confronto avvenisse su dei dati di fatto. Allora Zanetti, visto che tanto la ringrazio perché è la prima volta che un esponente del governo si misura con noi, sappiamo questo non lo sapevo. Allora, vediamo di capire che risposte possiamo dare, perché finora io sento soltanto parlare degli 80 euro, metto subito un carico importante. Allora, se Rinaldo mi dà la grafica sulla frase di Renzi che disse alle Camere, era una delle tante promesse, entro luglio, ecco lì, pagheremo 68 miliardi di debiti della pubblica amministrazione entro luglio, questo lo disse il 12 marzo del 2014. Oggi sul Corriere della Sera il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Del Rio lo smentisce, perché dice, l'altro cartello, dice che i debiti non saranno pagati nel 2014, ma la grande mole dei debiti della pubblica amministrazione verrà pagata entro i primi 3 mesi del 2015. Allora, capite che quando uno dà una scadenza, poi se non la rispetta... Vabbè, indubbiamente dare date è un atto di coraggio del quale poi a volte magari ci si può anche pentire. Chiaramente entro i tre mesi del 2015 significa un processo che parte già adesso, la tempistica è un po' più dilatata, alla fine però quel tipo di operazione verrà posta in essere, un'operazione molto rilevante, perché parliamo comunque di 68 ma miliardi. Ma chi glielo fa fare a Renzi dare delle scadenze? Ma in quel caso probabilmente mi metto facilmente nei suoi panni, perché anche per me questa è una novità assoluta, anch'io fino a un anno fa non ero né in Parlamento né da nessuna parte, quindi mi metto nei suoi panni, c'è l'entusiasmo, la voglia di fare il 110%, poi è chiaro che comunque la macchina è complessa, comincia a capire certe cose, purtroppo magari il 110% non riesce a farlo, credo però che se alla fine fai il 70-80% con gli scenari che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni è comunque un bel andare. Formigoni, la protesta arriva soprattutto in quel nord che ha
a parte del grande credito verso la pubblica amministrazione, così come dal nord abbiamo raccolto facilmente tante storie di impresa che ancora non è convinta dai 70, ormai quasi 80 giorni di governo di Renzi. Beh, certo, anche perché la ripresa economica che doveva cominciare ad albeggiare in questi primi mesi del 2014 in realtà tarda. Tutte le analisi economiche dicevano che il 2014 avrebbe cominciato a maturare una situazione positiva per quanto riguarda gli ordinativi, e questa in genere è la premessa perché dopo 8-12 mesi arrivi anche la ripresa dell'occupazione. Invece si vede che tarda e ci sono delle previsioni che vengono abbassate, quindi la ripresa ci sarà, una ripresita, ma soltanto a fine anno. Quindi è evidente che chi sta male, chi aspettava qualche cosa di positivo subito, si sente ancora a disagio. Ma allora è possibile che Renzi avesse fatto il calcolo, io tiro fuori Letta, lo faccio saltare, vado io alla presidenza del Consiglio perché ha beneficio magari di qualche risultato del governo Letta e poi vediamo se il fattore C influisce fa il resto. Andrea. Ma io credo che quando prima sentivo dire che ci vuole coraggio per fare numeri e per dare delle date, credo che sia una pura tattica narrativa da parte di Matteo Renzi. Matteo Renzi gode, sin da quando ha vinto le primarie, più ancora da quando è diventato Presidente del Consiglio, senza passare dalle urne come aveva promesso ai 420, gode di un rapporto quanto mai benevolo sia nei confronti della stampa, larga parte della stampa che della televisione. Il problema di Matteo Renzi, uno dei tanti, è che non basta un tweet per fare una legge. Solo che nell'informazione italiana, purtroppo, nell'informazione italiana basta che Renzi faccia una promessa, automaticamente Renzi è bravissimo. E questo io non ricordo francamente un asservimento così generalizzato da parte di larga parte dei miei colleghi. Neanche con Berlusconi? Assolutamente non da parte di Berlusconi, perché Berlusconi ha tanti difetti, ma sicuramente aveva una forte opposizione da parte dei giornali di centrosinistra. Gli stessi giornali di centrosinistra oggi nei confronti di Renzi sono vittime di una sorta di orgasmo eterno, perenne proprio. Se la stessa cosa che sta facendo Renzi o che prova a fare Renzi sulla riforma del Senato l'avesse fatta per esempio Silvio Berlusconi, io credo che giornali come Repubblica e Corriere della Sera l'avrebbero massacrato. Lo fa Matteo Renzi, automaticamente tutto bello, ma al netto delle chiacchiere degli 80 euro, bellissimo gesto per carità, cosa ha fatto al momento Matteo Renzi? È uno che nei primi 3 mesi aveva promesso riforma del lavoro, Jobs Act, riforma del Senato, riforma elettorale, riforma della pubblica amministrazione. Al netto delle supercazzole, cosa ha fatto Matteo Renzi? Niente, assolutamente niente. Cofferati, mi aiuti a capire, il Partito Democratico sembra ancora non aver trovato un equilibrio rispetto a questo fenomeno Renzi. Forse le europee potranno dare la corona nel caso in cui vincesse le europee, e quindi non essendo lui passato da elezioni politiche potrebbe legittimare questo governo, ma è sufficiente per voi, è sufficiente per mettere in equilibrio il PD? No, quello che vogliono le persone in carne ed ossa sono risultati concreti. Quello che abbiamo visto è uno spaccato drammatico del paese. Peraltro questo paese, come si vede, ha problemi rilevanti che non riguardano soltanto il lavoro. Vorrei aggiungere la povertà. Abbiamo avuto nel caso del florivivaistore che abbiamo visto l'esemplificazione di un fenomeno nuovo e drammatico, si chiama lavoro povero. Per quelli della mia generazione il povero era il disoccupato. Non lavorava, non aveva un salario, dunque era automaticamente povero. Adesso ci sono milioni di persone che lavorano e con quello che guadagnano non superano la soglia di povertà. Il povero non è soltanto l'accattone. E drammaticamente anche una donna o un uomo che lavora e non ha un reddito sufficiente. Per dare una risposta positiva a queste persone, il problema non è l'equilibrio del mio partito o di qualunque altro partito, è la decisione che deve essere presa rapidamente di far crescere l'economia. Allora, io sulla scia di questa sua risposta le domando, visto che lei ha fotografato bene la situazione, noi lo facciamo nel corso delle nostre puntate raccontando tante storie come quella che ora lei ha evidenziato. La narrativa, cioè la narrazione, scusate, di Renzi è soprattutto incentrata sugli 80 euro. Bastano per affrontare i 100 giorni, per affrontare una campagna elettorale e per affrontare questo paese? No, non bastano, però è la direzione giusta. Sempre nel servizio, l'esordio della persona che avete intervistato è stato molto netto.
Basterebbe aumentare i salari e le pensioni e tornerebbero i consumi. Noi siamo drammaticamente penalizzati da un sistema produttivo che è rivolto prevalentemente ai consumi interni. Se gli italiani hanno pensioni più basse di quelle di prima, non hanno incrementi di salario per 101 ragioni, alla fine diminuiscono i loro consumi e la crisi da noi diventa più acuta che non in altri paesi, come ad esempio in Germania. Allora gli 80 euro servono, ed è bene non svilire la dimensione di un incremento che per qualche lavoratore dipendente, qualche milione di lavoratori dipendente, è l'equivalente di un vecchio contratto. Il problema è che non bisogna fermarsi lì. Bisogna fare grandi investimenti pubblici, e dopo perché il lavoro nasce soltanto da lì. E poi la stessa operazione fatta per i dipendenti bisognerà farla per i pensionati, perché se devo difendere redditi che sono inferiori a 1.500 euro al mese, che nascano da lavoro o che nascano da pensione, non fa differenza. Certo. Allora, ci colleghiamo con Novara, sentiamo un po' l'incipit di Grillo, vediamo, sentiamo. Questo mondo capovolto, non riesci a capire. Sì, Gianluigi, Grillo è appena salito, abbiamo provato ad intercettarlo, a bloccarlo, ma non c'è stato verso. Per adesso, è salendo, ha cantato uno swing, dedicandolo alla politica. Ok, sentiamo magari appena ci sono dei passaggi caldi, magari apriamo il collegamento, Martina, Certo, chiederò subito la linea. Allora, abbiamo cominciato, Andrea, il servizio parlando di uno spaccato del paese. Questo spaccato mi serviva quasi da contraltare rispetto ai fatti di cronaca. Oggi Maltauro è stato interrogato per 9 ore dal pubblico ministero e ha ammesso, ha detto sì, la cupola manovrava gli appalti. Allora, in un paese che è già in profonda crisi economica, il lavoro è poco per tutti, notizie del genere creano un cortocircuito vero e proprio. Sì, e dimostrano lo scollamento totale che c'è tra larga parte della politica e il cittadino qualsiasi. Paradossalmente rispetto al 1992 siamo peggiorati almeno come incremento dell'incidenza dei soldi corrotti. Si parla di 60 volte quello che riguardava il 1992 come euro e come soldi. Quindi addirittura siamo peggio. Siamo anche di fronte a una situazione abbastanza caricaturale, perché risentiamo delle figure che ci eravamo dimenticati di ascoltare. Io penso Frigerio. Frigerio è uno che, per dire il livello... Pensava di farla franca cambiando solo il nome. È questa la cosa straordinaria, è quella. Magari non tutti se lo ricordano, ma per capire il livello che abbiamo avuto da 20 anni nel centrodestra italiano, questo era uno che si era preso 7 anni di condanna. Nel 2001 viene rieletto attraverso Forza Italia, viene messo in una lista proporzionale bloccata. In Puglia gli cambiano nome, nella speranza che l'elettore non se ne accorga. Lui viene eletto, non fa in tempo a entrare nella legislatura del 2001, presidente della Camera Cassini, arrivano i carabinieri e gli dicono: guarda, Frigerio, ti aspettiamo, e lo portano via. Questo era Frigerio. Ma la cosa che io anche qui trovo sconfortante... Poi c'era Greganti. Cioè, appunto, questa è la cosa che io trovo sconfortante. Cioè, nel centrodestra, lo sappiamo che la questione morale non è esattamente al centro delle attenzioni di Berlusconi o anche di quelli che adesso fanno finta di aver litigato con Berlusconi. Nel centrosinistra, teoricamente, la questione morale dovrebbe essere qualcosa di preminente. È così preminente, per esempio, che oggi, quando si è trattato di votare l'arresto di Genovese, cosa ha fatto il Partito Democratico? Ha preso tempo, perché ha detto: per l'amor di Dio, se disgraziatamente votiamo, che votiamo a favore o che votiamo contro, facciamo un regalo al Movimento 5 Stelle, perché questo è l'unico interesse che ha il Partito Democratico. Anche lo scandalo, se ci avete fatto caso, anche da parte dell'informazione, non era grave che si fosse scoperto che la sinistra e la destra, non dico rubino alla stessa maniera, come cantava De Gregori, ma un po' sì. No, la cosa grave è che lo scandalo in qualche modo avesse aiutato o aiutasse il Movimento 5 Stelle, che è bizzarra come situazione. Ma anche qui Greganti, chi l'ha fatto rientrare? Il Partito Democratico. Se noi si vanno a vedere le foto di Fassini e Chiamparino, dietro c'è sempre Greganti. E ce n'è anche un altro che addirittura era stato scelto, Quagliotti, era stato scelto da Fassino, un altro condannato esattamente come Greganti nel 92, era stato scelto da Quagliotti come responsabile della campagna elettorale di Fassino. Cioè, questo è teoricamente il nuovo Partito Democratico. Cioè, da una parte abbiamo delle carampane che, se io avessi un minimo di attenzione morale, me li porterei subito via. I Genovese, i Vinai, che fino a ieri era il braccio destro di Scajola, mi porterei via tutti i Chiamparini, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, e qui mi dispiace che ho alla mia destra una delle figure che io stimo molto nel Partito Democratico, ma dall'altra parte il nuovo chi è? Il nuovo di Renzi chi è? Sono queste ancelle, queste vestali che vanno in televisione, la Picerno, la Bonafè. Cioè, cosa fanno? Qual è l'unica cosa che io ho sentito dire? L'unica cosa che io ho sentito dire da queste è che loro sono nuove in quanto giovani.
è che loro sono la speranza mentre il Movimento 5 Stelle è la rabbia. Vai un attimo nel dettaglio, non sanno minimamente di cosa parlano. La Picerno, per esempio, e mi piacerebbe dirglielo prima o poi in un confronto, ma mi risulta che la Picerno, così come tante altre renziane, se c'è qualche giornalista sgradito, chissà perché scappano. Ma mi risulta infatti Picerno, non la vedremo neanche qui. Chissà perché. Cioè la Picerno, che è una, l'unica al mondo che riesce ad andare avanti mesi e mesi con 80 euro, non so come faccia la spesa, ma la Picerno è la classica disboscatrice di consensi. Cioè tu vedi la Picerno in televisione, magari avevi voglia di votare Renzi, la voti e dici per l'amor di Dio, io piuttosto voto Gasparri. Tutti ma Gasparri no. Allora, rientriamo sul discorso degli appalti, cioè il discorso di un'economia che è in difficoltà quando si sente di strane combine o di appalti truccati, almeno leggendo le trascrizioni, i verbali delle intercettazioni, beh, a quegli imprenditori credo che arrivi quantomeno l'amarezza oltre che il rammarico. E lo chiedo sia a Formigoni che a Zanetti. Assolutamente sì, è chiaro che quando sentiamo i nomi che appartenevano alla preistoria, fra l'altro io non voglio polemizzare perché mi sembri polemizzare con le figurine dei primitivi, no? Greganti, Frigerio, appartengono veramente ad una preistoria che non merita una polemica di parte, merita un esame della situazione, merita l'esame del fatto. Vedi, c'è un fatto positivo in tutto questo, lo scandalo certamente c'è, alcune ruberie ci sono state, però fino adesso non sono venute fuori delle gare truccate. Cioè l'Expo non è stato toccato, le gare non sono state truccate. Probabilmente è stata tutta una costruzione rivolta al futuro. L'imprenditore ha pagato e non ha avuto in cambio qualche cosa. Il che vuol dire che il sistema... ancora non abbiamo visto... Attenzione, no, voglio dire, il che vuol dire che il sistema di controlli che era stato messo in piedi, almeno in parte, ha funzionato. Perché l'Expo non è stato toccato, le gare non sono state truccate, gli appalti non sono stati... No, mi scusi, vedremo, lo possiamo dare per assodato, altrimenti sarebbe stato già identificato nell'ordine di cattura delle cose. Mentre invece quello che è stato identificato è un passaggio di denaro dall'imprenditore a questi procacciatori d'affari, eccetera, eccetera. Certo che sia dentro la figura di Paris, anche se ovviamente per tutti va dimostrato, è molto preoccupante perché Paris invece sì aveva la possibilità di regolare il traffico negli appalti e nelle gare. Mi auguro che non vengano fuori cose di questo tipo e allora l'Expo potrebbe dimostrare per la prima volta che si sta facendo delle grandi opere, pure con del personale corrotto, ma che però il meccanismo di controllo e di autocontrollo fatto, ripeto, fino adesso non ha inficiato la realizzazione adesso, di opere. Chi volesse parlare comincia a prendere il microfono. Zanetti, però la cosa che disturba è esattamente questo, come... Lo abbiamo visto prima nelle accuse di Berlusconi, quando vediamo Tarantini, tanto per fare un nome, no? Cioè io riesco ad apparecchiare una tavola e quindi chi mi conosce ha la possibilità di accedere a quegli appalti. Lo dico soprattutto rapportando al momento di crisi, dopo infatti sentirò anche il pubblico, andremo di nuovo a Padova. Questa cosa dà fastidio, dà molto fastidio, fa incazzare di brutto. Direi, certo che fa incazzare, ci mancherebbe, però... Purtroppo c'è in Italia l'illegalità. Ma basta una task force, perché in Italia quando c'è un problema facciamo la task force, mettiamo l'uomo simbolo. Basta una task force. È chiaro che in Italia rispetto all'illegalità ci sono problemi forti, sia sul fronte corruzione settore pubblico, sia sul fronte evasione settore privato. Tra l'altro devo dire che in questi anni la bilancia si è spostata. Se la corruzione è sicuramente salita negli ultimi anni, viceversa la lotta all'evasione è complice anche un'economia che l'evasione è complice un'economia che va male, quella è scesa, che dice che è aumentata anche quella. Sinceramente disegna scenari che paradossalmente sarebbero quasi da augurarsi, perché vorrebbe dire che c'è ancora un'economia che regge. È un problema rilevante, vedete, io sono assolutamente convinto che fare la retorica del noi siamo la speranza, quelli la rabbia, insomma lascia il tempo che trova, francamente. Però ecco, quello che io non comprendo del Movimento 5 Stelle è a loro volta la volontà di dire noi siamo noi e voi non siete uno, che è inversione. Perché, ripeto, cioè, anche un movimento come il nostro, come Scelta Civica, anche noi siamo entrati un anno fa proprio perché, dopodiché la nostra sarà una narrazione meno avvincente, alcuni di noi saranno straordinariamente pallosi, non dico di no, però cioè è sbagliato, sono loro i primi che cominciano a fare delle divisioni nette che non giovano, lo dicono, ma non giovano in un paese dove invece bisogna anche tra diversi stringere un patto tra gli onesti. Andiamo a Novara, sentiamo un pezzettino di Grillo e poi arrivo a voi, sentiamolo. Te lo ricordi? Ci chiamavano i grillini.
l'antipolitica, questi che smanettano sul computer, questi ragazzotti scompariranno, sono una scorreggia nella tempesta, ve lo ricordate? Non ci cagavano minimamente, e mi ricordo che Gargamella è quello del PD, Gargamella è venuto. Sì, Beppe Grillo ha appena terminato di parlare, lasciala finire. Siamo stati eletti sì. Come primo movimento in Italia, come numero. Arrivato lì non ci abbiamo anche detto, cazzo, è una bella cosa, una novità. No, dateci 15 senatori, tanto la gente ha votato per voi ma si è sbagliata. Dateci 15 senatori, così, come andiamo noi senza di voi, così. Non ci cagavano più. Eravamo l'uomo qualunque, e arrivano e scompaiono. Adesso si devono rendere conto che ci siamo e non ce ne andiamo più. Allora, Martina, ritorno in studio. Questa frase, noi ci siamo e non ce ne andiamo più, mi sembra che ormai il duello sia tra Renzi e il Movimento 5 Stelle. È la certificazione di un'altra grande cantonata che ha preso la politica e l'informazione nei confronti di Beppe Grillo, politico. Io ricordo, se lo ricorderà anche Cofferati perché conosce bene Bologna, nel 2007, quando ci fu il primo Vaffadelli, 8 settembre 2007, la sensazione fu, vabbè, sì, è gente che urla, è antipolitica, dove vuoi che vadano, neanche era nato ancora il Movimento 5 Stelle, poi sono nate le liste civiche, i meetup, poi sono nato il Movimento 5 Stelle. Siamo arrivati con tanti segnali, 5%, poi il 10%, l'11%, l'Emilia Romagna, il boom prima di Pizzarotti, poi le elezioni, ogni volta io sentivo dire, sì ma è soltanto rabbia, sì ma è soltanto un'anomalia, sì ma comunque se la casta si riapproprierà del senso morale della politica, la debelleremo. Io segnalo soltanto un piccolo fatto, tenendo conto che male che vada loro pare che prenderanno il 25%, quindi tutti quelli che avevano detto il Movimento 5 Stelle non si ripeterà, non hanno capito niente di questo paese. Ma la cosa secondo me più interessante è un sondaggio che c'è stato qualche giorno fa, lo ha commissionato Tecnè. Al di là delle cifre finali c'era la suddivisione in classi anagrafiche, in età. Ah certo, quella dei giovani. Gli under 29, negli under 29 il Movimento 5 Stelle prende il 47%, questo vuol dire che soprattutto tra gli under 30, quelli che si informano in rete, comunque hanno bypassato la comunicazione e loro votano quelli, quindi dire che finisce, io faccio un po' fatica. Un breve commento da parte di Cofferati e dopo ne sento due, su questo, visto che era Bologna questo movimento che è partito. Ero in ufficio intanto che Grillo parlava in Piazza Maggiore. Ma lì si era accorto che qualcosa stava cambiando o che sarebbe cambiato a breve? Sì, anche se dirlo adesso è troppo facile, potrei apparire non sincero, sì. Però per me vale sempre la democrazia. I cittadini votano, eleggono chi li convince di più. Poi il problema di chi è eletto è dimostrare che sa fare l'interesse di quei cittadini e sa governare un paese. La sfida è questa. Pizzarotti ci sta provando. Vedremo alla fine quali saranno i risultati di un sindaco eletto in piena democrazia e lì i cittadini di Parma decideranno se riconfermarlo o meno. Questo dovrebbe valere in ogni luogo. Quello che trovo un po' singolare è che le proposte per affrontare i problemi veri di un paese siano poche, mentre gli anatemi tanti. Allora, sentiamo due o tre persone e poi... Il mio parere è che tra gli under 30 il Movimento 5 Stelle la faccia da padrone è normale perché gli under 30 navigano in internet, mia madre e mia zia non navigano in internet e probabilmente non votano 5 Stelle. Altra cosa, è vero che 5 Stelle c'è e non se ne andrà più e meno male voglio aggiungere, però ci sono anche tutte le altre realtà politiche, partiti e movimenti con cui 5 Stelle prima o poi si dovrà relazionare perché questa è la democrazia. Okay. Da soli non si va da nessuna parte. Vai. Ok, come dice Scanzi, siamo nell'epoca di internet, quindi se primo Greganti è preistoria, io penso che Formigoni e Cofferati siano paleantropologia. Quando Cofferati parla di democrazia, io gli vorrei ricordare che esiste il bilancio partecipativo a Porto Alegre da 30 anni. Come mai il PD non porta avanti il bilancio partecipativo? Non vuole la democrazia? Vabbè, sentiamo. L'autodifesa della politica, lo si è visto anche stasera con Formigoni, cioè è sempre la stessa. Sono delle mele marce, sono dei casi isolati, sono dei millantatori, ci manca poco, sono degli sfigati. Cioè quando scoppiò Tangentopoli, il buon Craxi disse di Sala è un mariuolo e poi si è visto come è andata a finire. Cioè qui bisogna dire che non sono marce le mele, non sono marce le mele, è marcio l'albero alla radice. E questo sistema che c'è da 20 anni ha delle responsabilità politiche ben precise.
precise, non potete continuare a scaricarle sui faccendieri. Allora, Cristiano, l'ultimo. Quando in un paese si dice che il problema sono le fiction sulla mafia, perché parlano male dell'Italia e non la mafia, allora vuol dire che siamo veramente malati. Andiamo a Padova, Alessio. Sì. Sì, Gianluigi, appunto noi abbiamo ascoltato da qui quanto detto da studio, in particolare volevano puntare gli imprenditori sugli 80 euro, sul bonus sì. del decreto IRPEF sì. Di Renzi. Qui accanto a me ho Mauro Biolcati. Mauro Biolcati è un imprenditore, alla gabbia sì, lo conosciamo perché lo conosciamo proprio bene. Alla gabbia ha lanciato una sfida a Renzi, una sfida al Premier. E ora è molto molto critico nei confronti di questi 80 euro, soprattutto per le coperture. Perché? Perché non ci sono, uno, non ci sono le coperture. Oggi li danno, domani li levano con la TASI perché hanno già aumentato la TASI. Due, cioè, il decreto fa una discriminazione sociale, una discriminazione tra i lavoratori, perché chi ha moglie e due figli a carico, un lavoratore non può prendere, non prenderà gli 80 euro perché è incapiente di IRPEF. In più, in una casa dove c'è marito e moglie che hanno la separazione dei beni, in quella casa entreranno 160 euro. E se questa non è discriminazione nei confronti di questo operaio che ho dietro le spalle, che cos'è questa cosa qua? Allora dovete ricordarvi, prima lo Stato nella sua Costituzione, ed è qua la Costituzione, mi dispiace, Repubblica deve fare buona informazione, perché qua la Costituzione, questo qua l'ho comprato da Repubblica, dal giornale. Beh, è la Costituzione italiana, esatto, indipendentemente dal giornale. Ma sulla Costituzione, l'articolo 3 e l'articolo 31, dice che lo Stato deve tutelare i cittadini e non discriminarli. Questo è sacrosanto, Paragone, sacrosanto questo. Allora, ha ragione, questa denuncia è giusta, perché c'è una discriminazione che dovrà assolutamente essere corretta. Per cui si deve tener conto, per esempio, del numero di figli che ci sono all'interno di una famiglia, e si deve tener conto che due coniugi separati non possono prendere il doppio di due coniugi uniti in matrimonio. Questi vanno corretti. Allora, Zanetti, arrivo da lei, però, poi ritorno a Padova. Vediamo, per chiudere un po' anche il discorso che abbiamo aperto su questa politica malata, marcia, di cui avete anche parlato voi, vediamo questo servizio, questa intervista che Monica Raucci ha realizzato con la donna che ha passato l'ultima notte o l'ultima serata con Claudio Scajola. Vediamo insieme. Tutti i giornalisti oggi cercano Rosa Griscuolo. È lei la nuova dama bionda del caso Scajola. Tutti quanti pensano che io abbia così cosa con Claudio Scajola, però è niente. Rosa Griscuolo, avvocato napoletano di 34 anni, militante prima nel PD, ora vicina a Nicola Cosentino di Forza Italia, ha cenato con Claudio Scajola in un albergo a Via Veneto a Roma la sera prima del suo arresto. Abbiamo cenato in stanza, abbiamo ordinato delle scaloppine al limone. Nella sua stanza? Sì, nella sua stanza. Lei aveva un'altra stanza comunque? Sì, avevo un'altra stanza prenotata perché non mi piace dormire sotto i ponti, mi piace dormire sui letti. Normale, ho mangiato, ma però questa volta era Claudio Scajola e quindi è successa questa cosa, diciamo. Che c'è di male a cenare con una persona con la quale si lavora in stanza? Qual è il problema? Perché si deve dare per scontato che io abbia consumato un rapporto con questa persona? Si lavora, questa è la quota rosa, no? La manca, cioè, se io mi devo considerare una donna, io mi considero una persona che lavora, punto. Manco la stanza d'albergo gli ha pagato Scajola, manca la galanteria, voglio dire, no, la galanteria. No, veramente ho preso pure il tassi e sono arrivata e l'ho pagato io, quindi. Poi sinceramente una persona che è troppo avanti con l'età non mi interessa. Che futuro posso avere? Mi vuole far rimanere da sola. Lui di che umore era? No, era molto teso. Rosa dice che prima di andare rigorosamente a dormire avrebbe parlato di politica con Scajola e soprattutto di quella che, secondo lei, è una vera e propria guerra dentro Forza Italia. Quindi quello che è successo Cosentino Scajola, secondo lei, è frutto anche di una guerra politica all'interno del partito? No, anche. Però c'è la magistratura, no? Non è che la politica può interferire troppo. Sa cos'è io cosa penso? Penso che se io e lei abitiamo in casa, no? Nella stessa casa, io so quali sono i suoi punti deboli, questa è la verità. Allora se la voglio mandare via di casa, io un metodo lo trovo per farla andare via.
Quando avete parlato lei e Scajola in quella cena, lui le ha mai detto che c'era qualcuno che stava cercando di far fuori la vecchia guardia di Forza Italia? Sì, sì, questa cosa qua, sì, ma lo dice lui, lo dicono tutti al sud, lo dicono tutti. Insomma, la vecchia guardia del PDL come Cosentino e Scajola fatta fuori dal nuovo cerchio magico di Berlusconi, quello per intenderci di cui farebbero parte anche Toti e la Pascale. Cosa vorrebbe dire alla Pascale? Che stia vicino al suo fidanzato in questo periodo difficile, perché 4 ore sono pesanti da dedicare agli anziani e quindi farebbe cosa sana e giusta. Secondo lei la Pascale lo ama? Guardi, non mi interessa l'amore tra la Pascale. Lo ama come io amo, non lo so, come amo le scaloppine al limone. Secondo me, se si dedicasse alla carriera televisiva, come ha fatto la moglie di Pirsiglio, sarebbe meglio. Diciamo che anche con altre persone, anche con altri referenti politici, ho occasione di poter parlare, però chiaramente non mi sono stati arrestati proprio là, quindi abbiamo evitato tutto questo. Però qualcun altro di importante l'abbiamo incontrato. Chi tipo, ha apprezzato... glielo posso chiedere? No. Ah, no? No. Cioè, lei ha incontrato altri personaggi politici del centrodestra o di Forza Italia importanti? Sì. Lei mi ha detto che qualche avance c'è stata, non da Scajola, ma da altri uomini politici sì. di centrodestra. C'è qualcuno che ha fatto promesse? Tutti fanno delle promesse. Da marinaio. Perché dice da marinaio? Perché non le mantengono, poi c'è chi ci casca. E come fa a sapere che non le mantengono? Secondo me bisogna avere l'occhio lungo. Tra 10 uomini politici che lei ha incontrato, ha conosciuto, anche lì allo territoriale, posso chiederle quanti provano la strada di dire vabbè, adesso gli faccio un avance, una promessa? 7. Così. 7 su 10? Sì, 7. Però lei ha detto, nel PDL essere una bella donna può favorire la carriera perché prima di valutare le tue capacità ti sottopongono alle avance. È così. Poi ci capita il gay, che non ti vuole. Quante bugie ha detto in questa intervista? Io? Una, nessuna, 100.000. Il prossimo politico che deve incontrare chi è? Nessuno, li hanno arrestati tutti. Ma i politici che ti chiamano, no? Che tu incontri quando ti chiamano, cioè, ti si confessano anche con te? Sì. Sì. Quante cose sai tu? Tante, puoi dire? Tante. Non puoi dire? Tante. Alcune di queste ti posso chiedere se potrebbero creare dei casi giudiziari? Secondo me alcune di queste mi dovrebbero far estradare. Dovrei scappare dall'Italia. Ricominciamo da Expo, sistema malato, ce ne parla Nello Trocchia, via! Gli arrestati parlano di lei come referente e contatto politico, sta pensando di dimettersi? Su Expo abbiamo già dichiarato il sottoscritto e il governo. Lotta alla corruzione pesante e obiettivo pesante per raggiungere l'obiettivo di fare le opere in tempo. Frigerio dice che Grillo era il suo sottosegretario ombra e parlano di lei come referente politico. Autorassicurazione da Renzi rispetto alla sua posizione. Io ho già risposto delle cose che devo rispondere, cioè questi signori non li ho mai visti, non li ho mai sentiti. Non ha mai visto Grillo? Giustamente. Non ha mai visto Grillo? Tra gli arrestati. Che giustamente la procura farà la sua parte. In 7 sono finiti arrestati, tra questi c'è Angelo Paris, direttore acquisti Expo, il grande affare Mazzette per gli appalti pubblici. 2 degli indagati, già Stefano Frigerio, ex Forza Italia, ed Enrico Maltauro, imprenditore, parlano dei rapporti tra Maurizio Lupi, ministro delle infrastrutture, e l'ex senatore PDL Luigi Grillo, detto Gigi. Lì c'è una persona che è un comune amico nostro, che li fa proprio da assistente, che è Gigi Grillo. E questa qua si può benissimo affidare a Gigi. Perché Lupi e Gigi si vedono in continuazione, perché lui gli fa praticamente da sottosegretario.
Ma io vado mercoledì a trovarlo. Gigi, io lo vedo oggi, è qui a Milano. Se vuoi glielo accenno già. Il ministro Maurizio Lupi promette lotta dura contro il malaffare. Eppure nel nuovo centrodestra c'è Vito Buonsignore, politico e imprenditore, in passato condannato per corruzione, oggi europarlamentare uscente. Due degli arrestati parlano dei loro rapporti con Buonsignore, che, lo precisiamo, nell'inchiesta Expo non è indagato. Mi sa che dobbiamo fare campagna elettorale assieme, io, te e con Vito Buonsignore. Adesso io con lui ho finito, sto andando al Nazionale che devo vedere Vito Buonsignore. A un quarto alle quattro. Senta, ma a proposito di buon esempio, perché ministro, a proposito di buon esempio, perché tenete Vito Buonsignore in NCD, che è stato condannato per corruzione? Ministro, perché tenete Vito Buonsignore, che è stato condannato per corruzione, in NCD? Ma basta, lei chi è? Scusi. No, non te le mani di dosso. Ministro, su Buonsignore, solo una risposta: condannato per corruzione lo tenete in NCD? Ministro, su Buonsignore, solo una battuta. Condannato per corruzione lo tenete in NCD, imprenditore e politico. Sgomberiamo Renzi, occupiamo subito! I principali dirigenti di Expo, quelli che devono cementificare questa città, che la devono distruggere, sono già stati arrestati! Perché si prendevano le mazzette, le tangenti! No! Expo! Merda, speculazioni! Renzi! Renzi! Fuori dai coglioni! Dopo gli arresti, Matteo Renzi, il presidente del Consiglio, è arrivato a Milano per lanciare l'operazione Trasparenza. Tra gli arrestati c'è anche Primo Greganti, il compagno G, già coinvolto nella Tangentopoli degli anni 90, ma nonostante le condanne, iscritto al Partito Democratico dal 2011. Presidente, ma fino agli arresti che cosa avete fatto contro la corruzione? Presidente, Greganti era iscritto al PD, presidente? Le telecamere vengono bloccate. Noi ci avviciniamo al presidente del consiglio per fargli qualche domanda, ma lui preferisce farsi un selfie con una fan. Velocissimo però, veloce col selfie, veloce. Greganti era iscritto al Partito Democratico, presidente. Nonostante le condanne, presidente. Di fronte a fenomeni di malaffare non si fermano i lavori pubblici. Ci si impegna perché i lavori pubblici siano fatti nel rispetto di tutte le norme. E si va avanti con decisione e determinazione perché lo Stato è più grande dei ladri. Oggi il Rebettino di Firenze ha detto una frase: ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo, tutte le volte. Chi ci guadagna da questo grande evento, da queste grandi opere? Allora, l'Expo è stato il pretesto per avviare cantieri per oltre 10 miliardi di euro. I più importanti sono quelli che riguardano tre grandi interventi autostradali: la Brebemi, che termina qua alle nostre spalle, la tangenziale Sesterna e Pedemontana. Ci sono le maggiori imprese di costruzione del paese, le maggiori imprese di costruzione private, le maggiori imprese di costruzione cooperative e un grande gruppo bancario, in particolare Intesa San Paolo, che sono azionisti delle società che hanno in concessione, cioè che costruiscono e gestiranno queste autostrade, che consumano oltre 1000 ettari di suoli agricoli. Questo è un paradosso di fronte a un Expo che dovrebbe insegnare al mondo come nutrire il pianeta. Loro sono Carlo e Roberta Mauri. Il loro papà, Ambrogio Mauri, si uccise nel 1997, si tolse la vita perché da imprenditore veniva sistematicamente escluso dal giro degli appalti. Aveva la virtù di non pagare le mazzette. Il sistema purtroppo si è evoluto in senso negativo. Cioè, quando oggi sentiamo parlare di nuova Tangentopoli, non è così. È la prosecuzione a livelli esponenziali di un sistema. Mio papà diceva una frase che proprio tante volte l'ha detta e mi viene in mente spesso, e lui diceva sempre: la professionalità paga. Arrivato a un certo punto della sua vita professionale ha dovuto ammettere a se stesso che non è così, conta la mazzetta. I figli hanno continuato con fatica, tenendo in piedi l'impresa di famiglia. Eppure ancora oggi c'è chi li esclude dalle gare perché non si piegano, ma loro continuano con la stessa ricetta di sempre. Diciamo che non è difficile, basta alzarsi la mattina con un bel sorriso
certi che ci si innervosirà parecchio, che magari si fanno 5 ore di macchina per sentirti dire da qualcuno ma io non ho niente da dire, ti danno la mano e ti cacciano dall'ufficio, tu rispondi con un sorriso e la gara dopo ti presenti. Niente, ti fissano l'appuntamento, vai all'appuntamento e anziché parlare di problemi tecnici, di discussioni di vario genere, il personaggio si alza, ti dà la mano e dice: lo sa che io e lei non abbiamo niente da dirci. 7 arresti, mazzette e malaffare. Siamo andati sui cantieri dell'Expo per chiedere cosa ne pensano gli operai. E noi a livello di operai che cosa possiamo sapere? È che si pensa che lei è finita questa qua? Non finisce mai. No, eh? Perché ci sono politici. Quale gente ci vuole soltanto una fucilata e basta, a farli saltare tutti. Non ce ne vuole, politici non ce ne vuole in Italia. Devono andare tutti fuori dai coglioni, ci vogliono gente onesta al governo. Però devono capire che con i soldi degli altri non glieli possono rubare alla gente. Andrea, abbiamo inanellato una serie di nomi, Vito Bonsignore, che è fuori da questi appalti, almeno finora, però si è preso un bel appalto, no? Con il sistema autostradale, poi abbiamo, come abbiamo detto prima, Frigerio, Griganti, eccetera, e poi abbiamo chiuso con questo operaio. Sì, dal servizio emergeva la grandissima attenzione che c'è da parte sia del centro-sinistra che del centro-destra nei confronti di tutto ciò che è minimamente giudiziario. Se avete sentito la frase di Renzi, lui ha detto a proposito dell'Expo: lo Stato deve vincere sui ladri. Cioè, la narrazione di Renzi è sempre quella. In sostanza, il bene deve vincere sul male. Sempre un incrocio tra Guerre Stellari e Jovanotti. Fa sempre così. Cioè, al concreto, però, bisognerebbe ricordargli, per esempio: vuoi veramente combattere il malaffare, parafrasando Lupi? Mi voti subito Genovese, arresto, per esempio. Mi rifai una legge sul falso in bilancio, per esempio. La legge sul falso in bilancio ce l'hanno tutti tranne che noi. Perché non c'è? Perché l'ha tolta Silvio Berlusconi. Una bella legge sull'antiriciclaggio, ma non mi sembra che sia all'ordine del giorno. Ma questo è Renzi, è chiacchiere, e neanche distintivo, è chiacchiere supercazzole. Dall'altra parte c'è invece il centrodestra. Ora, io devo dire, quando ho ascoltato Lupi peraltro mi dicono essere il futuro leader del nuovo centrodestra, perché giustamente stanno trovando qualcuno più carismatico ma di Alfano. Ma non del nuovo centrodestra, ma in generale dell'area del centrodestra. Ma giustamente stanno trovando qualcuno più carismatico di Alfano, anche un Pokémon è più carismatico, quindi giustamente anche Lupi ci sta provando. Ma io sono molto colpito quando sento Lupi dire che al centro della loro lotta, cioè al centro dei loro desideri c'è il malaffare da combattere. Pensiamo chi c'è dentro il nuovo centrodestra e chi c'è nel centrodestra in generale. C'è gente come Bonsignore, c'è gente come Scopelliti, c'è gente come Gentile. Allora, la mia paura, al di là del fatto che il nuovo centrodestra mi fa sorridere come nome, perché cosa abbia di nuovo non ho ben capito sto centrodestra, parafrasando la domanda della persona che ha parlato prima, che rinfacciava Formigoni di non prendere le distanze dalle mele marce, la mia paura è che io lo capisco Formigoni, perché se Formigoni e in generale il nuovo centrodestra si liberano dalle mele marce, già sono 5-6, rimane l'usciere e basta. Allora, no, questa storia, dai, effetto stadio, questa storia di Vito Bonsignore, dell'appalto vinto, dove lo vincono a volte sembra quasi sempre i soliti. Ma guarda, io Vito Bonsignore lo conosco pochissimo, però lui è stato in Europa, io sono stato in Lombardia. Però se è vero che è stato condannato, poi è stato prosciolto, altrimenti non sarebbe europarlamentare. D'altra parte ha detto che il suo giro è finito. Questi grandi appalti finiscono, guarda caso, all'ex parlamentare, l'ex eurodeputato. Non lo so, guarda, però non lo so. L'ha vinto, quell'appalto lì l'ha vinto. Fermiamoci, sì, se l'ha vinto correttamente, altrimenti sarebbe stato contestato. Cioè in Italia, anzi in tutto il mondo, si fanno lavori enormi a spiovere, miliardi e miliardi di euro e di dollari. Una segnazione diretta, una roba del genere. In ogni paese ci sono delle normative per attribuire le gare. È chiaro che i gruppi più grandi sono capaci di accreditarsi in maniera migliore. L'importante è che le gare abbiano una procedura certa. Però c'è anche l'istituto del ricorso. In Italia ogni gara ha almeno 1, 2, 3 ricorsi. La magistratura amministrativa è sovraccarica di lavoro, però alla fine stabilisce se uno ha vinto la gara correttamente o no. È vero che ci sono degli episodi di malaffare, e sono troppi, però dal punto di vista del complesso, la magistratura amministrativa
e chi amministra gli appalti riesce a fare in modo che... Cerchiamo di fare un passo indietro rispetto Nell'Expo ai magistrati. Nell'Expo si stanno facendo, cioè il miracolo dell'Expo, se le cose non peggiorano in questo meno di un anno che manca, il filtro ha funzionato. È che si riuscirà a farlo, sì, il filtro ha funzionato. Però ragazzi, non lo so. Ha funzionato, la prima arrivo da te Alessio, volta che e anche quando è pronto eventualmente un collegamento da Novara siamo pronti a dare la linea. Però io qui, con Ferrato ho fatto il nome di Vito Bonsignore, però a sinistra c'è ancora questa grande ombra delle cooperative, anche in questa inchiesta escono fuori delle grandi cooperative, dei grandi nomi. Ma io credo che le responsabilità penali le debbano accertare i giudici. Ho le responsabilità politiche sull'opportunità di... Arrivavo. Il massimo di fiducia nei giudici. Poi i partiti hanno dei codici etici, dovrebbero rispettarli. Io penso, ad esempio, che il mio partito abbia sbagliato a ridare la tessera a Primo Gergante, se questo le serve come esempio. Se ci fossero comportamenti coerenti con l'assunto dal quale si parte nel codice etico, le cose potrebbero andare diversamente. Dopodiché, se gli interlocutori politici di una forza di centrodestra o di centrosinistra, vale per tutti, hanno davanti persone che rispettano le regole che si sono dati, vedrà che anche loro saranno indotti a fare qualcosa di diverso. Perché credo che ci sia un problema di educazione. Cioè noi abbiamo troppe persone che concepiscono la vita pubblica come un'occasione di arricchimento personale. Non funziona. Perché non sia così, bisogna avere il rispetto della legge, ma anche il rispetto di quello che dovrebbe essere il fondamento di chi vuole rappresentare gli altri dentro un partito o dentro un'istituzione. Io resto a quel passo indietro che facciamo rispetto alle inchieste, perché a volte basterebbe soltanto fermarsi all'opportunità politica di alcuni fatti. Zanetti, arrivo da lei, però voglio ritornare un attimo a Padova, da Alessio Lasta, perché li sentivo rumoreggiare. Alessio? Parecchio, Gianluigi, parecchio. Soprattutto durante il servizio di Nello Trocchia sugli appalti Expo, operai e imprenditori erano disincantati, quasi appunto fosse una banalità del male. Dicevano: se non ungi non ottieni gli appalti. 20 anni dopo non è cambiato niente. E lo chiedo a molti imprenditori, tra cui anche molti edili che sono qua tra noi oggi. Magari alcuni devono ancora essere pagati. Qual è la situazione? Esatto. Non è cambiato niente da 20 anni a questa parte. Qua i piccoli sono solamente bistrattati, gli appalti li vincono sempre i soliti, le mazzette ci sono sempre state fra certi personaggi, a loro le mazzette, a noi altri Equitalia. Siamo stanchi, amareggiati, non ne possiamo più. Se non cambia qualche cosa, sentir parlare i signori che sono al collo, il signor Cofferati che sto vedendo, il signor Formigoni, è ora di finirla, non hanno mai lavorato in vita loro, non sanno neanche cosa voglio dire, non sanno neanche cosa voglio dire lavorare, ci vergognino. È inutile che spetti il sorriso con il Formigoni, è inutile che vai il sorriso, guarda qua è manco, cosa ti devo fare ti? Vieni a lavorare se sei capace, vieni qua dentro in fabbrica, qua, dove vieni qua a lavorare, non stai là seduto, lei fa fatto un cazzo della tua vita! Intanto la sedia gliel'ho già tolta a tutti! Ti dimetti, te ne vai a casa, ti nascondi, altro che prenderti in giro, ti vedo in faccia! Alessio, scusa, proviamo a restare... Non puoi capire gli animi qua, sì, però, sono molto... Capiamo. Scusa, proviamo a restare un attimo anche sulle cose concrete. Allora, lo spogliatoio ci sta... ed era giusto farlo, però restiamo sulle cose concrete, perché io prima ne ho sentite diverse, anche fiscali, e le volevo girare a Zanetti, perché quella delle storie degli 80 euro, Zanetti, chissà come mai, ma non convince tutti pienamente sulla copertura. Sulla copertura, in parte mi fa anche sorridere perché il tema delle coperture è molto complesso, cioè io stesso stando io sul tetto... Io faccio fatica a pensarlo come strutturale. No, non lo è al momento, cioè scusate, ma dice le robe chiare come stanno, ma non credo che nessuno abbia detto che in questo momento è stato introdotto come strutturale. No. In questo momento la misura è per il 2014... Ci sono già da parte con la manovra 3 miliardi e 5 per il 2015 e 5 dal 2016
per arrivare poi ai 10 e 10 che servono per renderlo strutturale. Cioè l'impegno e la volontà di renderlo strutturale. Però se diventa l'impegno come l'Italicum, no, per esempio. Ma questo è un impegno, cioè, guardate, per come l'ha posta il primo ministro, è un impegno che se in legge di stabilità non diventa strutturale per andarsi a casa. La dichiarazione è come la sua, ogni... Preferisco la dichiarazione. No, ma la mia dichiarazione, la mia fotografa la realtà dei fatti, però. In sé come provvedimento io posso capire l'equità, cioè, comunque è un provvedimento di una discreta importanza, è un provvedimento da 80 euro al mese a 10 milioni di italiani, cioè non è, no, non è esattamente uno scherzetto, di una discreta importanza, io sono d'accordo, cioè, se viene presentato come la panacea dei mali o ecco questa qui è la nostra grande mostrina, secondo me è un po' poco. Ma io credo che sia più il dibattito che sta facendo la trasformare nella grande mostrina piuttosto che una volontà. Se il governo vuole firmarsi a questa cosa qua, vabbè, allora ciao. Qualsiasi esponente del PD che esce... Pare un buon inizio. Ma noi... il termine elettorale è qualcosa che può essere redditizio, magari prima non l'avrebbero detto. Ma volevo solo dire che il sottosegretario ha detto una cosa molto onesta, ma l'aveva detta anche Del Rio. Del Rio, che è secondo me uno dei renziani più competenti, ha usato un'immagine che secondo me è strepitosa per gli 80 euro, perché ha detto che un bonus strutturale. Ora, se è un bonus non è strutturale, è un ossimoro interno, perché se sei bonus non sei strutturale. Beh. Allora, scusa Alessio, vai di nuovo? Sì. Poi mi dite quando Grillo sta affrontando qualche argomento. Sulle coperture appunto bisogna trovare appunto 6,7 miliardi. Sì, no, no, guarda, io sono venuto lì alla gabbia e 15 giorni fa davanti a lei Paragone ho dichiarato che stavo facendo lo sciopero della fame per incontrare Renzi. Perché questi 80 euro sono la più grande bufalata che poteva fare questo governo. Perché? Uno, perché non ci sono le coperture. Due, le coperture ci sono perché di grasso che cola nell'amministrazione pubblica. Ce n'è anche fin troppo. Bravo, basta tirarlo fuori. Però, quindi ci sono o non ci sono? Di possibilità. No, sì, no. Ci sarebbero. Guarda, ci vado... Se vuole Renzi, vado io a fargli da consulente. Non c'è problema, li tiriamo fuori in 24 ore. Questa circolare Zanetti non è molto dell'idea. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, momento, la circolare dell'Agenzia delle Entrate sta facendo un grande casino, è una grande bufala, perché dice agli imprenditori che si devono sostituire all'Agenzia delle Entrate perché si devono accertare se il lavoratore ha diritto o non ha diritto. Io nella mia azienda devo fare discriminazione sociale e non l'accetto nemmeno da Cofferati questa cosa, che è stato sindacalista. Dove sono i sindacati a difendere i lavoratori? Che si difendono da soli questi? Io ho l'impressione... Comunque lo sciopero della fame lo continuo. No, finché Renzi non mi incontra, io continuo lo sciopero della fame, ricordatevelo. E Renzi avrà la responsabilità perché vado avanti ad oltranza. Perché quando una persona che si chiama uomo inizia una lotta, la deve portare fino in fondo per il beneficio dei lavoratori e degli imprenditori. Sentiamo la risposta di Cofferati. Cofferati e Zanetti, poi ho una persona da sentire. Cofferati. No, io ho l'impressione che per la prima volta c'è un governo che prova a dare dei soldi ai lavoratori e ci sono tante contrarietà. Io capirei se mi dicessero invece di 80 ne voglio 160, ma adesso svilire gli 80 euro. Guardate che la gente che lavora, che ci sta ad ascoltare, gente che prende 1000 euro al mese, 80 euro sono più di un aumento contrattuale. Ci sono degli operai, glielo potete chiedere. Allora, riportiamo le cose nella loro giusta dimensione. Sono contrario all'uso strumentale di qualsiasi cosa. La propaganda non va fatta utilizzando né gli aumenti contrattuali né altro. Però la direzione è giusta. Se gli italiani non tornano ad aumentare i loro consumi, il sistema produttivo italiano resta penalizzato e la crisi si accentua. Quello che dico io, Ferrati, è che onestamente c'è grande retorica su questi 80 euro. Ha fatto una cosa che in un momento di emergenza andava fatta e purtroppo non basta. Bisogna incrementare. Allora a me la retorica non piace, cerco di stare lontano. Ci sono due cose che non mi piacciono, la retorica e l'insulto. Cerco di evitare l'uno e l'altro. Prendo atto però che c'è un governo che ci prova. Sì, ho detto prima, secondo me bisognerà poi che il governo si metta sulle spalle anche il problema dei pensionati, che sono persone a basso reddito e hanno bisogno anche loro. Però quella è la strada, via. Sì. Allora vado da Mariella Grassi, una piccola imprenditrice. Io ho già avuto modo di ascoltarla anche in radio, su Radio 105. No, ci divertiamo io e Mara Maionchi a raccontare dalla radio il paese. Mariella aveva parlato con me e ho detto racconta questa storia anche in televisione.
Allora, io ho quasi 30 anni e da 10 anni col mio compagno abbiamo un ristorante in cui non ci possiamo permettere di assumere perché siamo tartassati dalle tasse. Abbiamo il 64% di pressione fiscale. Siamo negli studi di settore dove mi vengono contati tovaglioli. Mi vengono incrociati tovaglioli con il bilancio che io dichiaro. Vi rendete conto? Non siamo noi quelli che vogliono evadere le tasse, non siamo noi gli evasori per uno scontrino o per un tovagliolo che non viene calcolato. Ci sono ben altri problemi in Italia. Iniziate a creare lavoro, non a fare nuove grandi imprese. Iniziate a dar modo agli imprenditori e ai dipendenti di poter pagare le tasse, di poter pagare casa, di poter fare una vita dignitosa. Non servono nuove opere. Zaretti, su questo cosa il governo cosa pensa di fare, approfittando dei famosi... andiamo da Grillo, sì? Allora, andiamo da Grillo e poi risponde, sì. Cioè vuol dire che se tu fai una lezione di non so, aeronautica, o fai una lezione di biologia, le pareti si diventano la cellula, tu sei dentro gli scolari, con gli alunni dentro la cellula, sei dentro, vedi tutti i meccanismi. Hanno tutto in Kindle, non hanno più libri, mille libri in un Kindle, i nostri figli sono degli scemi, degli zaini di 50 kg, sempre gli stessi libri del cazzo ripetuti ogni anno, non si divertono, gli insegnanti creano generazioni di frustrati. Allora cambia il modo di insegnamento, sta cambiando la lingua, sta cambiando le sinapsi, sta cambiando la cultura, tweet, 140 caratteri, i miei figli sono diversi da me, forse è peggio, meglio, non lo so, ma è già cambiato. Mio figlio gioca con dei giochi con una California in spagnolo, parla due lingue contemporaneamente. Ma come si fa a non pensare il mondo è loro? Arriveranno così, arriveranno queste cose. Noi siamo ormai indietro, dobbiamo fare un passo indietro, anche se siamo anziani, per i nostri nipoti abbiamo il diritto di liberarvi il futuro, anche rischiando una parte della nostra pensione. Allora, ritorniamo in studio. Zanetti, proviamo a dare delle risposte a storie così, storie di quotidianità. Cioè, non ci piove che è prima dall'impresa e dal lavoro che bisogna partire nella riduzione della pressione fiscale. Noi abbiamo buttato via anni a dibattere su l'IMU, no? Con un'idea d'Italia, evidentemente. E poi abbiamo un'altra IMU. Ma nell'istante in cui il 2013, da questo punto di vista, è stato disastroso. Abbiamo questa nuova tassa con dei rincari che di fatto la rendono più salata di prima. La partita IMU-TASI, onestamente, purtroppo, ci si è incartato il governo precedente. Io mi auguro che questo se ne tenga alla larga. Sì. No, si è incartato il governo precedente, il provvedimento che abbiamo varato noi. Chi ha delle storie era, si alza in piedi e parla. Il provvedimento che abbiamo varato noi era un miliardo necessario per consentire anche le detrazioni, posto che nella legge di stabilità era stato fatto talmente in modo, come dire, un po' incasinato, che non ci si era dimenticati le detrazioni, quindi era un completamente. Noi dobbiamo adesso concentrarci su lavoro e produzione, perché altrimenti se continuiamo a parlare di IMU e soprattutto di IMU sulla casa, costruiremo un'Italia dove gli italiani avranno forse la casa detassata, ma non avranno anche altra prospettiva che restarsene a casa. Quindi prima IRPEF e IRAP, poi quando ci si potrà passeremo agli immobili, ma attenzione, dal nostro punto di vista, quantomeno parlo chiaramente per quanto riguarda Scelta Civica, prima gli immobili delle imprese, la casa è l'ultimo passaggio, non perché non è importante, ma perché, ripeto, se partiamo dalla fine, avremo italiani con l'unica prospettiva di restarsene a casa. Guardate, e allora, la perderanno anche se è detassata. Una cosa in più che abbiamo fatto, perché in questi giorni abbiamo varato proprio al Parlamento una nuova legge sul lavoro che viene incontro alle necessità di chi non ha lavoro di cominciare ad avere un lavoro, anche se magari a tempo determinato, ma è meglio avere un lavoro a tempo determinato che essere disoccupati. Sì, però e stimola gli imprenditori ad assumere di più. Non genera lavoro. Non è vero, perché la possibilità del lavoro dipende dal fatto che l'imprenditore calcola bene, stagionalmente può avere bisogno di una o due persone in più, le prende non e poi magari se le tiene, se trova un rapporto io penso che sul lavoro è un altro passo avanti importantissimo che va nella direzione giusta per far ripartire l'economia. Non sono bacchette magiche, ma sono un passo dopo l'altro che vanno nella direzione giusta. Arrivo. Confrati, io credo che su questo tema No, capisco che l'ONU poi cerca di valorizzare quello che fa, ci mancherebbe. Però non è così. Gli strumenti
gli strumenti che sono stati varati con il decreto, ma altri strumenti dei quali si discute, non creano nuovo lavoro. Sono d'accordo. Il lavoro si crea con gli investimenti. Sono d'accordo. Se non c'è crescita economica non c'è nuovo lavoro. E se anche scoperto il lavoro, no, che c'è, e se anche costa di meno assumere una persona, ma se quell'azienda non ha niente da fare, non lo assumerà. Certo. E beh, ma il tema è questo, sì. Se l'economia italiana non cresce, hai voglia di fare contratti? Ma, io, a proposito delle disparità, è giusto, scusa, sì. Il tema degli investimenti che Cofferati dice è ovviamente giusto, però questa normativa che abbiamo fatto, che abbiamo lungamente discusso, permette di portare alla luce dei lavori che altrimenti rimarrebbero nascosti e che vengono dati solo delle occasioni per alcune decine o forse centinaia di migliaia di giovani, io penso che altrimenti lavorano la pena. Dopo il tema degli investimenti è un tema europeo che va affrontato. State attenti a non illudere le persone, posso, che quegli strumenti lì siano efficaci, non servono. Posso rilanciare una cosa? Io ho sentito prima Grillo parlare delle pensioni, no? E diceva però le pensioni le riferiva alla sua generazione, ma attenzione, in Sardegna, ora vi raccontiamo una storia che è incredibile, una politica, perché ha fatto politica da quando aveva 20 anni, ha ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio della Regione Sardegna, va in pensione a 41 anni con 5.000 euro al mese. Siamo andati, ci è andato Vittorio Introcaso. Dottor Lombardo, possiamo fare due chiacchiere con lei? È il padre di Claudia. Volevamo parlare del vitalizio di sua figlia, ne stanno parlando tutti i giornali. 40 anni, c'ha 5.000 euro. È vero che sua figlia ha ereditato poi il suo elettorato? È vero che anche lei percepisce un vitalizio? Siete in due in famiglia a percepire il vitalizio? Possiamo? Il signore che ci ha appena sbattuto il cancello in faccia si chiama Salvatore Lombardo, è stato un politico dell'allora PSI, poi confluito in Forza Italia, ed ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale in Sardegna. È il padre di Claudia Lombardo, dal 2009 agli inizi 2014 presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Ormai è nota come Miss Vitalizio. Perché? Perché ha solo 41 anni ed è già in pensione. Dal 19 marzo scorso percepisce un vitalizio di 5.129 euro netti al mese. Complimenti! Appena appresa la notizia, siamo volati in Sardegna. Ed abbiamo cercato di incontrarla, naturalmente, anche perché la signora Lombardo, durante il suo mandato, si vantava di aver tagliato più che poteva le spese del Consiglio. Con orgoglio evidenzio che anche quest'anno si è registrato un avanzo complessivo di amministrazione di ben 18 milioni di euro dovuto al perseguimento di una politica mirata al contenimento delle spese e alla eliminazione di eventuali sperperi e sprechi. Questo è un aspetto interessante dell'ex Presidente del Consiglio, che tra l'altro paradossalmente è quella che ha tagliato più di tutti i benefici dei consiglieri, cioè i vitalizi Claudia Lombardo li ha tagliati, la legislatura appena trascorsa ha avuto il merito di tagliarli, Claudia Lombardo però li ha tagliati per gli altri, non per sé. Per essere chiari, eh sì, i tagli sono stati fatti sui vitalizi, ma a partire dalle legislature successive a quelle della signora Lombardo, cioè fatti salvi i diritti acquisiti, il che vuol dire chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Lei naturalmente ha avuto. Lei ha detto, l'ho detto anche all'Unione Sarda appena un mese fa, che lei stessa sarebbe stata colpita da questa grande riforma in quanto avrebbe dovuto aspettare altri 9 anni prima di andare in pensione, cioè 50 anni, e abbiamo scoperto che così non era. Così non è anche per un altro ex consigliere della passata legislatura, l'avvocato Andrea Biancareddu, classe 1966, 47 anni, anche per lui vitalizia da 5.129 euro netti al mese. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Avvocato? Anche lei prenderà questo vitalizio da 5.129 euro al mese? No, guarda, non ho voglia di lasciare interviste che tu... Perché no? Perché sto facendo documenti adesso per l'alluvione, di quello che ci siamo visti, indagato anche me. Vabbè, ma che c'entrano l'alluvione? No, voi prenderete prima dei 50 anni 5.000 euro, più di 5.000 euro al mese, le sembra una cosa corretta? Avete interpretato il regolamento? Sentiamo un altro momento. Come ci sentiamo un altro momento?
Ma cerchiamo un po' di capire meglio cosa sono questi vitalizi, quanti sono e soprattutto quanto ci costano. È un vitalizio e non una pensione, cioè una specie di assicurazione privata. I consiglieri regionali si versavano dei contributi figurativi che poi erano versati dalla comunità ugualmente, e quei contributi producevano poi un assegno che avrebbe percepito lui vita naturale durante e dopo la sua morte anche la sua moglie aveva diritto di percepirlo. Vitalizio e non pensione significa che è praticamente esentasse, c'è una ritenuta alla fonte e non fa cumulo con gli altri eredi. Quanti sono questi? Sono 21 adesso a marzo 2014, in totale tra vitalizi erogati direttamente e quelli di reversibilità sono 317. Ed eccoli qui, tutti i nomi dei possessori sardi di vitalizio. Ci costano all'anno 18 milioni di euro. Tra questi nomi figura anche il padre di Claudia Lombardo, il signor Salvatore, che da ex consigliere regionale gode di 2.579 euro di vitalizio. Facendo bene i calcoli, la famiglia Lombardo, tra padre e figlia, portano a casa 7.708 euro netti al mese di vitalizio pagati da noi. Claudia ha ereditato i voti del padre e li ha mantenuti nel corso degli anni. È entrata in consiglio regionale a 20 anni, non ha mai fatto un mestiere in vita sua e potrà permettersi ora di non farne mai più con 5.130 euro di pensione al mese. Naturalmente Claudia Lombardo l'abbiamo cercata, le abbiamo chiesto insistentemente un'intervista, ma ci ha risposto di no. Ci ha fatto sapere comunque via mail che in merito a questa vicenda lei si è limitata a rispettare la legge. Anche in Sardegna c'è la legge che dice che prima dei 60 anni non si può prendere. Hanno fatto un'ulteriore deroga per scendere sotto, per scendere fino a 41 anni, per quelli che avessero almeno 4 legislature. Forse allora sarebbe il caso di cambiarlo questo regolamento. L'abbiamo chiesto al neo presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Credo che sia un privilegio inaccettabile che quindi vada eliminato. Non è che si sta cercando di chiudere la strada dopo che i buoi sono scappati. Ma se è così, purtroppo non ci possiamo fare molto. Io spero che non sia così. Bisogna capire fino a che punto si può intervenire su quelli che l'hanno già percepito e la percepiscono da anni. Quindi il rischio del chi ha avuto avuto, chi ha dato permane. Lo studio qui si è animato durante il servizio che raccontava dei 5.000 euro alla ragazza di 41 anni, alla signora di 41 anni, ma credo che non meno preoccupante sia il discorso legato alle privatizzazioni, perché chi ci guadagna in queste privatizzazioni? Il servizio di Filippo Barone. Anni con responsabilità crescente in ambito europeo e in ambito internazionale. La domanda è: non crede che quindi questa deriva europea la riguardi un po' da vicino, ecco? Gli studenti sono arrabbiati, non ne possono più dei tagli. Ma c'è il debito pubblico che impone risparmi e privatizzazioni. Sapete come risolviamo il problema del debito pubblico? Vendendo il 10% di Eni e di Enel. Ma siamo sicuri che queste misure servano ad abbattere il debito? Scusi, ministro, col 10% dell'Eni risolviamo il debito pubblico? Un'altra domanda. Lo sa quanto fa una decina di miliardi sull'intero debito? Il ministro non risponde, allora lo chiediamo a un esperto, un magistrato del Consiglio di Stato. Quanto possiamo guadagnare vendendo il 10% di Eni ed Enel? Questo è ovvio, poco più di 10 miliardi. E quanto sono 10 miliardi rispetto al debito pubblico? Una cifra centesimale, quasi irrilevante rispetto ai 2.000 e rotti miliardi del debito pubblico. Cioè vuol dire che una vendita del genere non cambia più o meno il debito pubblico? Per pochi centesimi di percentuale. Ci portano utili queste aziende? Queste aziende portano utili, quindi cioè, sono operazioni economicamente folli da questo punto di vista. Quindi lei mi sta dicendo che rischiamo, che rinunciamo a una parte degli utili
e dei guadagni che prendiamo ogni anno per ottenere subito 10 miliardi. Sì, per risparmiare meno di quelli che sono i profitti a cui rinunciamo. Sentito, la vendita di Eni ed Enel al debito gli fanno il solletico. In più ci perdiamo gli utili che fruttano ogni anno. Ma allora che senso ha? Lo chiediamo accanto a una birra all'ex viceministro all'economia Mario Baldassarri. Noi abbiamo lo Stato che vende il suo patrimonio, in questo caso Eni ed Enel, a dei compratori. Un pezzo di Eni ed Enel. Un pezzo di Eni ed Enel. In questo caso parliamo del 10%. La banca d'affari dove si mette? Si affianca allo Stato perché consiglia il venditore Stato su come vendere al meglio e per questo lavoro riscuote una commissione. Posso chiederle quali sono, se si ricorda dei nomi di banche d'affari? Ah, sono tantissime. Goldman Sachs, Nomura, ci sono banche giapponesi, banche inglesi, banche americane e anche banche europee. Perché queste banche d'affari spesso assumono ex ministri, ex funzionari dello Stato italiano? Beh, se uno ha avuto un'esperienza di quel tipo e soprattutto un'esperienza di lungo periodo, certo che ha migliori informazioni di chiunque altro. Lui è Vittorio Grilli, è stato direttore generale del Tesoro e poi ministro dell'Economia. La scorsa settimana è stato assunto dalla JP Morgan, banca che fa affari proprio con il suo ministero. Ritiene opportuno che il ministro dell'Economia vada a lavorare per JP Morgan? Si riferisce a Vittorio Grilli? Vittorio Grilli ha passato un anno al di fuori del mercato, quindi questo è nelle regole. Vittorio Grilli lo avevamo fatto arrabbiare qualche settimana fa, a proposito di altri affari fatti dalle banche straniere con il suo ministero. Abbiamo 160 miliardi di derivati in Italia, però c'è ancora il segreto su come sono stati fatti, quanto ci stiamo perdendo. Lei ne sa qualcosa? Io non capisco neanche il linguaggio di quanto ci stiamo perdendo. Ci sono fior di autorità che vigilano che assolutamente. Su 30 miliardi ne avevo persi 8. Ma sono gli unici che sono emersi, i derivati. Chi ha perso? Del Ministero del Tesoro, li ha fatti lei anche, no? Guardi non che se lo ricorda. I derivati, no, a parte il fatto che stiamo parlando del Ministero del Tesoro, il Tesoro ha mandato rapporti su questa cosa in Parlamento. No, non è vero, ha mandato solo rapporti e non c'era scritto niente, li ho visti. Non ci sono rapporti su 160 miliardi. Se vede, forse non li sa leggere. No, io purtroppo li so leggere. Dalle domande che mi fa quando uno parla di cioè lei dice, si perdono, si perdono 8 miliardi. Ma lei ma sa come funziona un derivato? Sì. Sa come funziona? Me lo dica. Ma non è una lezione di scuola, lei 160 miliardi ma di derivati. Ma se fa una domanda di questo tipo tecnico vuol dire che deve capire cosa vuol dire. Dire che su un derivato si è perso 8 miliardi non vuol dire niente. E allora, se non c'è niente di male, perché non rivelare quali sono, con chi sono stati sottoscritti? Le ho detto, ci sono stati rapporti su questo. Sicuramente se vai in Parlamento lo rilegge, ci sono. No, ci siamo andati, non è scritto con chi li abbiamo fatti, guardi. Lo ha messo lo stesso la via, guardi. Lo saprà lui. Ma Grilli non è il solo a passare da una parte all'altra dello stesso tavolo. Anche Mario Draghi, da direttore generale del Tesoro, è passato in Goldman Sachs. Romano Prodi, capo del governo, ministro dell'economia, Goldman Sachs. Giuliano Amato, capo del governo, ministro dell'economia, Deutsche Bank. Mario Monti, capo del governo, ministro dell'economia, Goldman Sachs. Lei trova per esempio consono che l'ex ministro dell'economia Grilli adesso sia stato assunto da JP Morgan? Magari non esiste, però certamente un po' di conflitto di interessi viene, perché se io acquisisco, come a me è capitato, un'esperienza professionale, essendo membro del governo italiano, beh, quell'esperienza professionale mi è stata data a nome della collettività. E allora io personalmente non la spenderei per acquisire invece una professione privata di quel tipo. Quindi le privatizzazioni servono, ma solo a chi compra e alle banche internazionali, che fanno da mediatori. Queste prendono ricche commissioni e poi assumono quelli che gliele hanno fatte prendere. Ritiene opportuno che il ministro dell'economia vada a lavorare per JP Morgan? Si riferisce a Vittorio Grilli? Vittorio Grilli ha passato un anno al di fuori del mercato, quindi questo è nelle regole. Abbiamo parlato di un'economia soffocata dalle tasse, dalla burocrazia, abbiamo parlato di un'economia soffocata da quelle storie legate alle inchieste che stiamo leggendo sui giornali, ma dobbiamo anche parlare di un'economia e di un paese che è soffocata da strane operazioni di potere. Mi riferisco alla frase, non nuova per alcuni versi, dell'ex ministro del Tesoro, Tim Geithner. Funzionari europei ci proposero di fare cadere Berlusconi.
lo ha scritto, l'ha messo nero su bianco sul suo libro. Questa frase, come sempre, viene commentata in maniera sbagliata dai giornali, perché tutti guardano a Berlusconi. Il vero problema è che tutti dovrebbero guardare alla diminuzione di economia, cioè di democrazia, scusate, che c'è in questo paese, e non è la prima volta che lo diciamo. Ma questa frase di Tingeitner per noi non è nuova. Con Paolo Barnard, che saluto, ciao Paolo, già una volta ci eravamo trovati a discutere ed arrivare alla stessa conclusione. Vediamo la clip di quell'intervento, era la puntata del 12 febbraio. Presidente, è inconcepibile, incomprensibile che lei non scelga di salvare la nazione rendendo pubblico che esistono responsabili italiani ed europei di questo colpo di Stato finanziario. Presidente, se l'Italia verrà consegnata dal golpe finanziario in atto nelle mani del Partito Democratico, per noi sarà la fine. I volti di Mario Monti, di Mario Draghi sono le maschere funebri di questa nazione. Il cerimoniere complice si chiama Giorgio Napolitano. Ottobre 2011. Allora, qui avevamo raccontato di una lettera che tu hai scritto tempo fa, cioè nel mezzo della tempesta, e in cui evidenziavi quello che oggi viene chiamato golpe, viene chiamato complotto dallo stesso Geithner. Proviamo a rimettere in ordine i punti. Sì, nel 2009 il Wall Street Journal titola Berlusconi è un nemico statalista del libero mercato, era un pizzino della mafia finanziaria che diceva Berlusconi sei morto. Io negli anni successivi ho spiato tutti i segnali, il segnale più importante arriva nell'estate del 2011 quando la BCE, che è l'autore materiale, Geithner questo non lo vuole dire perché è amico di Draghi, è l'autore materiale del golpe, la BCE smette di comprare improvvisamente i titoli di Stato italiani, lo spread sale alle stelle, la Troika dice a Berlusconi devi fare le riforme, devi imporre l'austerità all'Italia, Berlusconi dice sì, arriviamo a fine agosto, Berlusconi non ce la fa, la BCE smette di nuovo di comprare i titoli di Stato italiani, lo spread va alle stelle, l'uomo e Berlusconi è costretto a dimettersi. Io questa cosa l'ho denunciata in diretta nel novembre del 2011 a Matrix. Il mio documento è stato consegnato dalla detto stampa di Berlusconi nelle mani del Presidente nel novembre 2011, ho incontrato Fiori, lo grande organizzatore di Berlusconi, due mesi fa a Roma, gli ho detto c'è stato un golpe finanziario contro Berlusconi, ti consegno le prove, Fiori ha detto questa sera ne parlo col Presidente, non è successo assolutamente niente, allora Silvio Berlusconi o sei un innetto o sei in malafede, su questo non ci piove. Ma soprattutto secondo me lui si dimise anche perché erano altre le logiche, chi gli suggerì le dimissioni, guarda caso erano proprio i confallonieri, Ennio Doris e tutta quella gente. Secondo me Berlusconi non aveva capito un tubo di tutto quello che gli stava accadendo. E infatti Napolitano, che secondo me è uno dei protagonisti di tutta questa vicenda, posso dire che a questo punto una riflessione anche sulle dimissioni di Napolitano dovrebbe essere fatta, perché ha una responsabilità politica. Napolitano cosa fa? Incontra Mario Monti, incontra anche Passera e ragionano su dei dossier economici. Dopo un po' arriva la lettera della BCE in cui ribadiscono quelle che sono le riforme da fare e poi la storia la conosciamo bene. Cosa c'è da aggiungere su questa sottrazione di democrazia, Paolo? Beh, c'è da aggiungere che è un colpo di Stato, ma adesso noi vogliamo parlare del Parlamento europeo, vogliamo parlare delle europee, di nuovo parliamo di un colpo di Stato, se possiamo cominciare. Via. Io avrei qualcosa da dire. Vai. Voglio, mettiamo le grafiche per favore, voglio dire una cosa, anzi due cose. Elezioni europee sono da una parte una delle più grandi farse, una delle cose più grottesche che si possono fare in una cosiddetta democrazia, spiegherò perché, e dall'altra sono veramente un atto di sovvertimento dell'ordine repubblicano di questo paese. Adesso cominciamo, io avviso gli spettatori, mentre leggo queste grafiche vi darò anche qualche dettaglio in più, se non seguite non vi preoccupate perché l'importante è capire l'ingarbugliamento di questo grottesco Parlamento che non serve assolutamente a niente, anzi è un atto antidemocratico. Allora, punto numero uno del grottesco, il Parlamento europeo eletto non può fare le leggi, è l'unico Parlamento nella storia dell'umanità che non può fare le leggi, la Commissione europea non eletta fa le leggi, le fa, le propone, vengono votate dal Consiglio dei Ministri che le passa all'85% senza leggerne neanche una.
grottesco. Numero 3, il Parlamento eletto deve arrancare per criticare le leggi della Commissione non eletta e non può bozzarle. Ascoltate questo che è ingarbugliato, ma ascoltate. Per contestare le leggi della Commissione europea il Parlamento deve avere la maggioranza qualificata del Consiglio dei Ministri o la maggioranza assoluta dei parlamentari, ma se la Commissione rifiuta la contestazione del Parlamento esso deve trovare l'unanimità del Consiglio dei Ministri per avere una ragione, ma se la Commissione non è d'accordo ha comunque l'ultima parola e rigetta le contestazioni del Parlamento europeo, completamente impotente. Grottesco numero 4, ci sono 26.560 leggi dell'Unione Europea più potenti delle leggi degli Stati, quindi dell'Italia, il Parlamento europeo è completamente impotente, solo la Commissione le può modificare, il Parlamento non può modificarle neppure con la totale unanimità dei voti. Ci sono 4.112 accordi che vincolano cittadini e aziende, anche italiane ovviamente, il Parlamento europeo impotente, ci sono 10.337 verdetti della Corte europea che vincolano le leggi e, attenzione, le costituzioni nazionali, il Parlamento europeo completamente impotente, solo la Corte europea di giustizia del Lussemburgo li può modificare con altri verdetti o attraverso nuovi trattati, neppure le altre corti nazionali possono modificare queste sentenze. Numero 7, ci sono 44.838 standard che sopprimono gli standard nazionali, per esempio in fatto di salute o di ambiente, eccetera. Il Parlamento europeo è completamente impotente, li modifica solo la Commissione a maggioranza oppure la maggioranza qualificata degli Stati. Il Parlamento non può modificarli neppure con la totalità dei suoi voti. In totale ci sono più di 80.000 leggi europee vincolanti sull'Italia, su cui il voto dell'elettore europeo non conta nulla. Gli elettori d'Europa non hanno nessuno strumento democratico per mettere parola nel governo sovranazionale che li comanda, che è appunto la Commissione europea. Questa è la parte grottesca dell'andare a votare per le europee, ma ho detto di più, votare è un sovvertimento dell'ordine repubblicano e costituzionale. Perché? Perché legittima un Parlamento che è la quarta colonna del colpo di Stato antidemocratico che è avvenuto in Europa. Le altre sono la Commissione europea, il Consiglio europeo e la BCE. Commissione europea, Consiglio europeo, BCE e Parlamento hanno passato dei trattati sovranazionali che hanno tolto la sovranità monetaria d'Italia, tolto la sovranità parlamentare, tolto il primato della Costituzione. Ripeto, nessun cittadino italiano ha mai visto né votato questi trattati, che per inciso sono quelli che hanno portato l'Italia da essere la quinta potenza mondiale con la più alta ricchezza pro capite del mondo a quello che è oggi un paese disfatto che è fra i maiali d'Europa. Allora, quando non c'è più sovranità monetaria, non c'è più sovranità del Parlamento e la Costituzione è stata sottomessa, io questo lo chiamo un golpe, un colpo di Stato, va bene? D'accordo? E il voto al Parlamento lo legittima. Allora il Parlamento italiano alzi la testa, riporti l'Italia fuori dai trattati europei, porti l'Italia fuori dall'Eurozona, si trovi una sua sovranità, perché è la sua prerogativa avere la sovranità, e Giorgio Napolitano, che è stato complice di questo golpe, violando 17 articoli della Costituzione italiana quando ha insediato Monti e Fornero, ha violato 17 articoli della Costituzione italiana, Giorgio Napolitano va deposto. E ultimo appello che faccio, dobbiamo ritrovare il senso dei diritti di base, dobbiamo tornare a parlare di redditi veri in questo paese, dobbiamo tornare a parlare di profitti delle aziende, dobbiamo tornare a parlare del futuro dei nostri giovani, ma soprattutto di libertà. Sono 14 anni che siamo servi di un sistema che ci sta distruggendo fuori dall'Eurozona. E ora proviamo a fare un altro passo, lo facciamo con Nessuno, sentiamo cosa ci dice. Il mio nome è Nessuno. Vivo nelle stanze del potere e so le cose. Io ve lo dico da mesi, ma ora ve lo confermano anche gli altri. Il vostro destino viene stabilito da qualche altra parte. Tutto è già studiato e da molto tempo. Non ci credete? Sentite che cosa ha detto Tim Geithner, l'ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Ha raccontato che nell'autunno del 2011 alcuni funzionari europei lo avvicinarono per fargli una strana proposta. Queste sono le sue esatte parole. Alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di costringere il premier italiano Silvio Berlusconi a cedere il potere.
Volevano che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti del Fondo Monetario all'Italia, fino a quando non se ne fosse andato. Capito? Mesi prima che Berlusconi desse le dimissioni, gli alti papaveri europei avevano già studiato tutto. Volevano che il governo regolarmente eletto dagli italiani facesse le valigie, perché non voleva accettare quel che gli imponeva l'Europa. E Geithner non è il solo a dirlo. Anche l'ex premier spagnolo Zapatero ha raccontato cose molto simili. Per esempio, che il 3 novembre 2011, al vertice di Cannes, si tenne una cena molto particolare a cui parteciparono alcuni degli uomini e delle donne più potenti del mondo. Sentite le parole di Zapatero. Le pressioni affinché l'Italia accettasse l'intervento del Fondo Monetario furono molto intense. Sarkozy, Merkel, Barroso, Van Rompuy e Obama si spesero molto. Erano tutti lì a pretendere che l'Italia si piegasse al Fondo Monetario, ma Tremonti e Berlusconi dissero di no. Poi è successo quello che doveva succedere. Lo dice ancora Zapatero. Mario Monti, di cui già si parlava nei corridoi, veniva nominato primo ministro italiano. Che il nome di Monti circolasse da mesi negli ambienti che contano, lo ha confermato anche il giornalista Alan Friedman. E allora tutti questi indizi fanno una prova. Monti era l'uomo che l'Europa voleva. Poi sono arrivati i suoi successori, ma non è cambiato niente. L'Italia ha avuto 3 governi diversi e mai un'elezione. Si è dovuto piegare ai diktat di Bruxelles e della Merkel. È diventata una nazione di schiavi. E finché il destino di questo paese si deciderà nelle segrete stanze dell'Unione Europea, nulla cambierà. Fidatevi di nessuno. Sono con noi Fabio Amato, si guadagna da vivere come coordinatore della campagna della lista Tsipras. È famoso per il suo impegno nel combattere i danni della globalizzazione capitalista. Il suo peggior nemico è l'austerità che distrugge il paese e toglie future giovani. Francesca Donato, si guadagna da vivere come avvocato e fondatrice di Orexit. È famosa per voler combattere l'euro andando in Europa con la Lega. Il suo peggior nemico è la Troica che sta distruggendo la nostra democrazia. Allora, prima di entrare nell'argomento euro, complotto ed altro, perché qualcosa sta succedendo, non possiamo far finta che quello che ha detto l'ex ministro del tesoro Geithner possa scivolare così. Voglio andare a Padova, perché Alessio mi diceva che durante il servizio andato in onda sulla pensione ormai, sul vitalizio dalla presidente di 41 anni, lì è successo il finimondo. Esattamente così, durante il servizio che raccontava di 5.000 euro al mese di pensione a 41 anni del consigliere Claudia Lombardo, Silvio, che di anni ne ha 49 e fa l'operaio qui alla Zanardi, ha qualcosa da dire. Sì, ho visto che quella signora lì, la consigliere della regione Sardegna, guadagna 5.100 euro al mese. Io che sono padre di famiglia con 2 figli e una moglie a carico monoreddito, sono 8 mesi che non piglio lo stipendio, come tutti i miei colleghi qua dentro. È uno schifo che si faccia vedere per la TV quelle persone che guadagnano un sacco di soldi, quando c'è gente qua dentro, anche alcuni miei colleghi, che hanno il mutuo da pagare e non arrivano più a fine mese, si devono solo vergognare. Sentiamo una domanda. Ti posso dire una cosa? Sai, tu sei un uomo ferito, perché hai raccontato le ferite. Vergognare. Aspetta, però c'è un fatto. Tu puoi venire a raccontare queste cose e puoi andare a testa alta in giro per la tua città. Quella persona là si va a nascondere e ha vergogna a mettere fuori la faccia. Noi l'abbiamo cercata, però è una donna che si vergogna ed è giusto però, che si vergogni. Voglio finire. Vieni con me. Ed è giusto, perché non hanno più soldi per mangiare. È giusto che si vergogni. Accanto ai vitalizi ci deve essere un diritto nostro, accessorio. Il diritto di spernacchiare queste persone e di accompagnare il loro passeggio con dei solenni vaffanculo. Perché quando a 41 anni non ti vergogni di prendere questo vitalizio, almeno il nostro diritto a dirti vaffanculo mentre passeggi ci sta. E tu però hai tutta la nostra comprensione,
perché sei un uomo ferito e la tua ferita va rimarginata, però puoi andare a testa alta. Troppo comodo però, perché lei si nasconde, io mi devo chiudere in casa perché non ho neanche i soldi per andarmi a fare la spesa per mantenere la famiglia. Io, come tutti i miei colleghi qui presenti, fanno questo loro, stare seduti sulla sedia dei nostri governanti a prendere 20.000 euro al mese e noi non prendiamo niente. Si vergognano. Non abbiamo neanche più 10 euro nel portafoglio, neanche più 10 euro per far benzina, per venire fino a qua, vi rendete conto? Gianluigi, c'è da aggiungere una cosa, sì, sempre qua alla Zanardi, che questi operai stanno facendo un vero e proprio sacrificio, perché, questa è una notizia, stanno cercando di comprarsela loro la fabbrica che rischia il fallimento. E accanto a me, non so se... Ecco, da Milano stanno applaudendo questo vostro sforzo, veramente si sono messi insieme in cooperativa. Sarebbe bello se qualche capitalista avesse voglia di aiutare questa operazione, accompagnarla. Ecco, qui accanto a me c'è Davis Rizzo della Lega Coop. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, qui, come dire, si sta facendo un tentativo che secondo noi ha delle buone probabilità di riuscita. Noi stiamo mettendo in campo tutte le risorse che possiamo mettere in campo per sostenere questo progetto. Però fatemi dire una cosa. In questa trasmissione si è visto quanto di peggio ci può essere in un paese. Però a fianco di queste cose, in Italia c'è anche gente come loro, che secondo me, guardate... E infatti abbiamo aperto le nostre telecamere proprio in segno di solidarietà con questi operai. Che secondo me loro, che vivono una condizione come quella che vi hanno appena raccontato, in qualche maniera l'hanno già vinta la partita, perché hanno avuto il coraggio e hanno il coraggio di giocarsela. E secondo me questo, guardate, anche questo è l'Italia. Certo. È doveroso ricordarlo. Certo. Allora, ritorniamo in studio. Zanetti, ormai non è più un complotto di qualcuno, cioè, ormai i tasselli cominciano a essere molto delineati. Cioè, c'è stato il libro di Alan Friedman, c'è stata questa dichiarazione di Gaetan, c'è stata la dichiarazione di Zapatero, che anche lui ha scritto un libro di memorie. Cioè, si faceva già il nome di Monti ben prima che venisse nominato senatore a vita e dopo presidente del Consiglio. Oddio, ma questo lo si sapeva che anche veniva già fatto nella misura in cui ci fosse stato il presupposto del cambio di governo. Cioè, era già da Napolitano. Ma Napolitano l'aveva ascoltato prima, insieme a Passera. Era uno, ma... Però un colloquio privato, io francamente... Era capo dello Stato. Capito? Però cioè, uno anche si prepara delle leggi strategiche. Io vorrei ricordare che nel giugno del 2011 sono partite una manovra dopo l'altra, cioè l'avesse fatto ancora prima, però lì cominciava a vedersi che si stava andando verso l'esigenza di una soluzione. Poi per carità, io adesso non ho gli strumenti. Ma c'era ancora lo spread bassissimo, io eravamo a 160 a maggio, quindi... Tutto sto rischio del baratro, che, non ho capito. Che disegno, non so era, disegno si vedevano esattamente già, quello si vedevano che poi già, stato, c'era, io ricordo si è ancora, io ricordo ancora l'audizione in Commissione Finanze ad aprile, non perché ci fossi, ma la leggevo, la persona così interessata, già là si iniziava a profilare l'esigenza di iniziare a fare una serie di manovre correttive pesanti, che poi sono state molto più pesanti di quelle che in quella sede, proprio perché... I conti purtroppo stavano cominciando a non avere più. Però la verità è che abbiamo il terzo presidente del Consiglio però, di fila che non, sì, che però, non è legittimato. Allora, guardate, sì, però ecco, addirittura dire francamente, come ho sentito in servizio, tre governi nel frattempo non si è mai votato. Cioè, francamente un anno fa si è votato. Sì, dai. Si è votato, cioè, poi, non ha dato un esito tale che consentisse la formazione di un governo. Il premier era Bersani, non era Renzi. No, ma ho capito, però non è vero che non si vota, non no, si rispettano le votato, regole. No, si è votato, ma quel voto è tanto hanno esset, cioè no, non esiste. No, poi posso dire una sulla cosa, base di quello si è creato... La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che dice che il Parlamento in carica è stato eletto con una legge, il Porcellum, dichiarata anticostituzionale. Quindi la cosa più logica da fare avrebbe dovuto essere immediatamente sciogliere le Camere, andare a votare con il Porcellum corretto dalla sentenza della Corte, che ha dichiarato illegittima il premio di maggioranza, l'assenza delle preferenze e le soglie di sbarramento. Che cosa facciamo noi? Facciamo una nuova legge che ha esattamente gli stessi aspetti per cui la precedente è stata dichiarata combinando gli stessi attori protagonisti. E non solo, questo governo eletto in questo modo vuole fare le riforme della Costituzione, il che è veramente il massimo
della follia. Non capisco con che legittimità che... si possa affrontare una riforma della Costituzione. E questo l'ha detto anche la Corte di Cassazione. Amato. La Corte Costituzionale ha detto che il Porcellum andava cambiato, ed è assurdo che adesso Renzi si voglia proporre l'Italicum, che è peggio del Porcellum, perché è esattamente una sottrazione di democrazia. Quello che vorrei dire rispetto a quello che abbiamo visto. Io oggi sono stato a Massa Carrara, ho incontrato gli operai della Sintec e tante vertenze. La crisi c'è dal 2008. Nel 2011 Berlusconi è arrivato col fiato corto perché negava l'esistenza della crisi. Certo. Ma è vero che in Europa esiste una grande coalizione delle banche, quella che abbiamo visto. È quella che governa in Italia, è quella che governa in Germania, è quella che ha governato in Grecia. Una grande coalizione che mette prima le banche, perché ha tirato fuori 4.500 miliardi di euro in questi anni di crisi per salvare le banche, e non trovano i soldi per salvare le fabbriche, i lavoratori, per dare un reddito ai disoccupati. Sì. Noi dobbiamo liberarci dell'Europa delle banche, di questa grande coalizione che vede tutti in Italia hanno votato tutti il Trattato di Lisbona. Si è discusso solo 7 minuti. Ecco perché noi sosteniamo Alexis Tsipras. Perché viene definito da Der Spiegel il nemico pubblico numero uno in Europa, perché è il nemico pubblico dei banchieri. No. E allora, pochi giorni fa Angela Merkel l'ha definito un piantagrane. Noi una vogliamo piantare grane a questa Europa che difende le banche però e uccide le persone. Oggi diciamo che Tsipras è forte in Grecia. Però abbiamo visto quanto è forte la Le Pen in Francia, come è stimato, Grillo in Italia. La sinistra europea sostiene Tsipras, io sono della sinistra europea. Diventerà il terzo gruppo al Parlamento europeo. In Portogallo siamo al 15-20%, in Francia al 10% con il Front de Gauche, in Germania al 10%, perché c'è anche chi fa opposizione alla Merkel in Germania. Sapete però cosa vi dice Martin Schulz? Martin Schulz dice: gli anti-europei possono aumentare i seggi, ma non avere impatto sulla direzione dell'Unione Europea. Questa è la lezione di democrazia di Martin Schulz. No, perché se si rompe la grande coalizione... Non è questo, è l'Africa. No, io voglio dire una cosa però. Questo voi siete contro l'Europa delle banche, certo. Però siete contrari a eliminare la BCE, che è la testa dell'Europa delle banche, uscendo dall'euro. Noi siamo per cambiarla. La Lega ha votato il Trattato di Lisbona, che prevede che la BCE non ha controllo democratico. Ma come la cambi? Come la cambi? La cambi mettendo assieme i popoli, non dividendoli. Ma siete ridicoli, se siete una vera sinistra. Fate la scelta che ha fatto il Partito Comunista. Voi avete votato tutte le leggi sulle precarietà. Che ha denunciato il golpe europeo delle banche. Noi lo denunciamo da 15 anni. Voi l'avete votato. E allora dite: allora, attenzione. Allora, voglio andare da Salvo Mandarà, che è un blogger. Allora, Salvo, si sta parlando di moneta, si sta parlando di euro. Proviamo a cominciare a discutere di un'altra questione. Vai, Salvo. Io sono esterrefatto stasera, perché vedo gente a Padova che litiga, magari perché c'è una coppia che becca 160 euro invece di 80. Poi c'è l'imprenditrice, la ristoratrice, che paga il 65% di tasse. E tutto questo è il risultato semplicemente di un manipolo di criminali che abbiamo visto prima, no? Io nel 2012, insieme a Barnard e altri 300 italiani a Palamuso, li abbiamo denunciati tutti quanti, quei signori che avete fatto vedere prima, perché con la storia delle tasse e del debito, che è una truffa, hanno schiavizzato il popolo italiano. E ti faccio un esempio e chiudo in 20 secondi. Allora, noi dall'80 al 2013... in 33 anni abbiamo pagato 3.100 miliardi solo di interessi sul debito. Il nostro debito pubblico è di 2.107, dato di pochi giorni fa. Quindi, se noi non avessimo pagato l'interesse su un debito che è una truffa, e si può dimostrare questo, già avremmo un attivo di 1.000 miliardi anziché un debito. E visto che il debito tutto è una truffa, noi non avremmo dovuto proprio pagarli quegli interessi, quindi avremmo 3.100 miliardi in cassa per dare reddito di cittadinanza per i signori di Padova e di tutta Italia e di tutta Europa anche. Potremmo aiutare gli altri paesi. Allora, ma ci sono quei criminali, Prodi, Monti e tutti quelli che avete elencato prima, Draghi, che dovrebbero andare in galera, dovremmo fare veramente un tribunale internazionale e mandarli in galera, tutti quanti. Allora, io vado da Marco Saba. Sul montacarichi. Vediamo di andare un po' più in profondità la questione.
Benissimo, io sono Marco Sabba del Centro Studi Monetari e devo ringraziare un bancario esasperato come tanti in questo momento, Cristian Savatteri di Roma, che mi ha dato una delega per ieri andare all'assemblea degli azionisti di Unicredit, dove io sono andato a dire questo, che la banca ha creato in un anno 500 miliardi senza metterli nel bilancio, e sostanzialmente creando del denaro in nero, che ovviamente poi dopo doveva finire questo denaro. Siccome non viene messo nel bilancio, una volta che rientra nella banca non risulta, e va a finire in quello che si chiama il triangolo delle Bermuda, che sono tre società che si chiamano Clearstream, Euroclear, Clearstream, Euroclear e Swift, che sono delle società di compensazione interbancaria, dove ci sono decine di migliaia di conti neri di tutte le banche, dove questi soldi vengono poi veicolati in paradisi fiscali, in conti offshore, in operazioni che non si sa e bene. Tu questo lo hai detto in assemblea? Io non ho detto dei conti offshore, io ho detto semplicemente mancano 500 miliardi in questo bilancio, lo Stato ci rimette 150 miliardi di tasse perché voi non l'avete messi dentro, e l'amministratore delegato mi ha semplicemente detto vabbè, ma noi abbiamo fatto certificare il nostro bilancio da Deloitte e Touche. Però che cosa vuol dire questo? Questo discorso dei fondi neri viene perché, siccome quando vai a vedere tutti i bilanci trovi che le banche sono in perdita, gli stati sono in perdita, i cittadini sono in perdita, e le uniche cose che sono in attivo sono gli assetti su queste tre società che stavo dicendo, dove vanno a finire tutta la refurtiva che le banche ottengono creando il denaro da nulla e non mettendolo nel bilancio. Questa è la cosa di ogni anno in Italia 1.000 miliardi spariscono così, e che lo Stato non se ne accorge, l'erario non prende niente. Allora, Formigoni, ho voluto aprire questo scenario, però c'è una adesso che li vedete anche voi questi numeri della sfiducia verso l'Europa, no? Evidentemente tutte le informazioni di 10 anni fa sono state recepite in maniera errata, cioè la prova dei fatti ti dice io non mi fido più di questa Europa. Certamente la sfiducia è motivata, sono stati fatti dei grandi errori, soprattutto è stata gestita malissimo la crisi economica, che ricordiamolo, non è nata a causa dell'Europa, ma è nata a causa degli Stati Uniti d'America e del mondo anglosassone. L'Europa è entrata in una sorta di buco nero, il buco della ragione, e invece di mettere in campo delle politiche espansive per superare la crisi economica come si fa normalmente, ha messo in campo delle politiche recessive guidate dal grande terrore della Germania, perché la Germania da sempre, da 100 anni, è terrorizzata dal fantasma dell'inflazione, mentre in questo momento il vero pericolo non era l'inflazione ma la recessione. Quindi il popolo europeo ha pagato e sta pagando pesantissimo queste politiche. Adesso bisogna mettere in campo le politiche giuste e non quelle sbagliate. Finalmente anche la Germania sta capendo che la politica dell'austerità ha portato all'impoverimento dell'Europa, per cui la nuova coalizione che bisognerà fare è quella di chi pensa a politiche espansive. Il fatto che l'Italia abbia la guida, questo è divertente. Il fatto che l'Italia abbia la guida dell'Unione Europea da questo punto di vista è un'occasione straordinaria. Vediamo se Padova fare l'alleanza dei paesi europei. Siete al governo da tanto. Vediamo se Padova è convinta o si sta convincendo di queste cose, oppure resta più affascinata dalla grande finanza che sta gestendo l'Europa, l'euro e quant'altro. Ecco, giro la tua domanda a Marco Pacaniella, presidente di Federcontribuenti. Sì, ma stiamo parlando di quale Europa? Dell'Europa geografica? Quella politica non l'abbiamo mai vista, abbiamo solo l'euro delle banche, perché un euro è una moneta delle banche, e tutto il resto è rimasto un progetto, perché non è possibile avere uno Stato come l'Europa, Stati Uniti d'Europa, dove lo stipendio medio italiano è di 1.200 euro al mese, quello tedesco è di 2.500 e quello polacco, sempre in Europa, è di 250 euro al mese. Cioè ci dobbiamo scannare nello stesso Stato di Stati Uniti d'Europa di cosa? Comunque questo è il paese reale, quello vero, quello che lavora, allora, dall'imprenditore che lavora al lavoratore. Restate con noi, perché adesso andiamo in pubblicità, però voglio ripartire proprio su questa continua tensione, l'Europa delle banche e il paese reale. Vediamo se si riesce a trovare un punto di equilibrio. Ci vediamo tra pochissimo. Con Edoardo Di Lorenzo vi vogliamo raccontare un'altra storia di ingiustizia. Come settimana scorsa abbiamo
fatto che riguarda ancora una volta Equitalia. Vediamola. Perché pignorano le case in questo modo? Perché quello per il 601 del 73. Quindi è a monte che è sbagliata la legge. Forza, a noi ci mancano proprio gli strumenti. Sono tre persone che vivono in una casa, tutti e tre con un'invalidità. Allora, la legge non prevede stare a casa. Ho capito, però la paura c'è, poi. Anche un malato terminale, che capita da me personalmente, prima dello sportello, non viene agevolato in questo. Io penso che se ci sono delle grosse lacune dall'altro, la stessa discussione dovrebbe esistere in un paese civilizzato. Questi funzionari di Equitalia ci stanno confessando il loro disagio per un'istituzione nella quale non credono più. La durezza di certi comportamenti comincia davvero ad esasperare gli stessi dipendenti, come dimostra un articolo uscito sul quotidiano Libero di qualche giorno fa che esprime perfettamente tale insofferenza. Alle confessioni dei funzionari ci torneremo fra poco, ma prima facciamo un passo indietro e capiamo per quale motivo siamo dovuti andare a chiedere spiegazioni ad uno sportello Equitalia nella provincia di Roma. Questa casa è stata pignorata da Equitalia e tra pochi mesi verrà messa all'asta. Dentro però ci abita una famiglia di tre persone con un bambino piccolo e tutti e tre hanno problemi di salute. Ma questo a Equitalia non interessa. Lui è Giuseppe Gasparetti, la sua invalidità è dell'80%. La moglie, Alessandra, ha anche lei un'invalidità al 67%, essendo affetta da sclerosi multipla. Giuseppe prende una pensione civile di 290 euro al mese. Il lavoro part-time di Alessandra le dà uno stipendio di 1000 euro lordi al mese. E hanno anche un figlio di 6 anni, al quale è stato diagnosticato un grave deficit d'attenzione. Questa è la vostra casa che vi siete comprati quanto tempo fa? È nel 2006, 23 maggio, ancora la ricordo. Grande logito, grande evento, grande felicità. Adesso c'è un problema grosso con Equitalia. Sì. Cosa sta succedendo? Quanto dovete? Allora, noi l'ultima stima sono 53.000 euro e spicci. E vi hanno pignorato la casa? Sì, perché è arrivato un avviso che se entro 60 giorni non versiamo 53.000 euro e spicci, andrà all'asta questa casa. E poi, quindi, è arrivata da parte di Equitalia l'ipoteca sulla casa. Di quanto? Sì. Di 53.000 il doppio, di 100.000 euro hanno detto. Cioè voi per riprendervi la vostra casa dovreste versare il doppio di quanto dovete Equitalia. Sì, praticamente sì. Quindi l'impossibilità oggettiva di pagare alcune rate del mutuo ha fatto scattare immediatamente la macchina dei pignoramenti di Equitalia. Quando è che la casa verrà? Entro 60 giorni, se non rinfondo 53.000 euro, ovviamente loro manderanno all'asta la casa. Questi sono tutti i dati della mia casa. Vedi, mancanza di tale pagamento procederemo alla vendita agli asta degli immobili in questione. Allo Stato gli servono i soldi, no? Quindi aiutatemi a pagare. Io lo so che sto in torto, io non dico che sto in ragione, io non voglio avere la ragione. Io voglio avere la possibilità di poter pagare, è giusto. Certo. Ci troviamo anche nelle condizioni di non poterci difendere, perché difendendoci andiamo a spendere altri soldi che non ci sono e quindi automaticamente, non avendo questa possibilità, ci viene sottratto il bene più prezioso. Io sono stata definita evasore fiscale quando io gli ho detto no, io non sono evasore, perché se tu hai il conteggio di quanto ti devo, io non ho evaso le tasse, io magari non sono un buon pagatore perché non ho potuto, ma io non sono evasore, io non mi sono portato i soldi all'estero. Cioè è un muro contro muro, non vale a niente quello che tu dici, quello che tu soffri, quello che tu hai, per loro è niente, è niente. E naturalmente le tante cure mediche delle quali necessitano hanno inciso nel ritardo dei pagamenti. Noi mensilmente dovremmo spendere intorno ai 350 euro. Di cure mediche? Allora, di cure mediche. E Mattia anche ha bisogno di Mattia ha bisogno di psicoterapie. Psicoterapie, lì il certificato medico ha detto 3 volte a settimana, noi non ce lo possiamo permettere. Quelli di Equitalia lo sanno della vostra situazione, della tua pensione di invalidità, del bambino piccolo. E cosa dicono? Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare per loro, sei un numero. Io non è che non voglio pagare, io lo so che comunque devo dare dei soldi, giusto che li dia, però aiutatemi a pagare. Così andiamo allo sportello di Equitalia con i Gasparetti.
Le nostre telecamere devono aspettare fuori, ma i funzionari si dimostrano subito attenti al loro caso. Cercano una soluzione concreta perché finalmente hanno capito la gravità dei selvaggi pignoramenti che Equitalia mette in atto e così si sfogano. Ma gliene capitano tante di persone arrabbiate che vengono qua, sì, eh? Quello è venuto, mi ha preso a parolacce, voleva menarmi. Perché pignorano le case in questo modo? Perché quello per il 602 del 73. Quindi è a monte che è sbagliata la legge. Forza, a noi ci mancano gli strumenti. Sono tre persone che vivono in una casa, tutti e tre con un'invalidità. Allora, la paura... La legge non prevede questa parte. Ho capito, però la paura c'è. Anche un malato terminale, che arriva da me personalmente, arriva uno sportello, non viene agevolato in questo. Lo sai che ci hanno detto? Ho detto, oh, lì, magari tutto e subito. Ma non prima ancora, prima ancora che nascesse lo sportello amico. L'amico nasce per andare incontro alle esigenze del contribuente, però è bloccato anche quello, è blindato, perché? Perché se la legge a noi ce l'ha 120 gradi, la signora più di 120 gradi non può fare, se c'è 120 gradi, no, che amico fa? Andiamo, stia serena perché la casa non è. È giusto rispondere il giusto. Il fatto che loro abbiano tutte e due le invalidità e anche il bambino piccolo, questo non conta. Per gli occhi dello le sedi con fedele. Il potere che c'è un parassita, lì. Lei onestamente, lei condivide questo metodo? Io? Non lo trovo un filino indiscriminato. Al bar. Io penso che sono delle grosse lacune dall'altro, la stessa discussione dovrebbe esistere in un paese civilizzato. C'è una responsabilità della politica, sicuramente, a monte. Loro fanno tanti decreti, decreto salvavita, salva stati, Mare Nostrum, Italico, ma non mettono mano all'amministrazione tributaria che fa acqua da tutte le parti. Il sistema è completamente fallito sotto tutti i punti di vista. Torniamo a Padova, perché... Questo servizio io penso che abbia un eco dentro quel capannone. Esatto, soprattutto per quanto riguarda l'impignorabilità della prima casa, Gianluigi. Sì, ribadiamo comunque il concetto dell'impignorabilità, perché sembrava ormai una battuta, una barzelletta. Questi sono tutti clienti di Equitalia. Questi sono veramente tutti i clienti di Equitalia, loro malgrado. Mentre abbiamo creato un mostro tipo Befera, che comunque nessuno più riesce a toccarlo perché conosce i segreti dei potenti e nessuno riuscirà mai a sconfiggerlo, quel personaggio. Ecco, ci sono anche altri operai che sono sempre qua, persone che guadagnano 1200 euro al mese. Dimmi. Sì, raccogli l'ultima storia, così ci salutiamo, che voglio sentire Zanetti su questo, che è un nemico... giurato di Befera. Esatto. Quanto guadagna lei? Guadagnavo 1200 euro al mese. In 8 mesi ho guadagnato ultimamente come un cinese, più o meno. Ecco, la prospettiva per il suo futuro. Chiudiamo con questo. Correre e cercare qualcos'altro per vivere, insomma. Ma nel famoso Veneto, dove l'occupazione non era un problema, adesso è diventato un problema serio, mi sa. Mi sa di sì, Gianluigi. Noi testimoniamo ogni settimana con le storie di queste persone proprio questa situazione. C'è un territorio produttivo che è ridotto praticamente alla fame e all'osso. Allora, saluto... Le soluzioni le abbiamo, se i politici vogliono gliele possiamo anche fornire, non le soluzioni. E questo è il messaggio. Sono loro che non le vogliono, perché sono loro che non hanno voglia di sistemare il paese. Perché se sistemano il paese tutti noi potremo stare meglio. E sono loro i primi a non volerlo fare. Bravo. Allora, e questo è il messaggio conclusivo da Padova. Saluto Oreste, saluto tutti gli imprenditori e lavoratori che erano in quel capannone della Zanetti. Zanetti, ho detto non a caso, non è una battuta, che... Lei si sente un... No, addirittura nemico giurato. Sì. Diciamo che abbiamo delle divergenze di vedute su abbiamo come deve essere mostro, condotta però, la lotta all'evasione. Noi stiamo continuando a raccontare delle storie per cui, tra l'altro, Befera non ha mai voluto dare una risposta. Questo è anche sinonimo di arroganza dell'uomo.
Beh, le storie limite in quanto tali sono limite e non fanno media. Diciamo che non sarebbe male se all'interno di un'organizzazione che in quanto burocratica inevitabilmente deve seguire delle regole ci fosse un ufficio casi limite. Lo dico scherzo, ma non come scherzo. Però attenzione, lì sarebbe male. Il presidente ci deve mettere la faccia, altrimenti sì. Inutile scrivere quelle letterine, mi raccomando. Ci deve mettere la faccia anche la politica, perché ripeto, in questi anni... Questa la metto nel curriculum, un applauso alla gabbia da una posizione governativa, scusate, me la metto nel curriculum. E, no, in questi anni, cioè, allora guardate, fino al 2006 sulla lotta all'evasione non è che si è fatto granché, si andava con le fionde, è chiaro che dal 2006 in avanti, prima un governo di centrosinistra, poi anche un governo di centrodestra, poi il governo tecnico, hanno messo tutta una serie di strumenti e adesso gli strumenti ci sono. Questo porta fisiologicamente a una maggior tensione, ma finché è fisiologica ci sta. Se però tu mi snaturi la lotta all'evasione, che è una lotta all'illegalità fiscale, in una caccia al gettito, allora là salta tutto. Ma questo, cerco di essere sintetico, ma guardate, è veramente una cosa importante, sono contento di provare, di avere finalmente anche un posto dove spiegarlo bene, sì. Perché si fa fatica anche all'interno del Ministero, non c'è proprio molta voglia di ascoltare. Se tu hai il Ministero che fa una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, dove l'obiettivo è già il gettito, cioè devi recuperare 10 miliardi di gettito all'Agenzia delle Entrate, poi l'Agenzia delle Entrate partecipa a Equitalia, alla fine tu hai in una logica aziendalistica che l'output finale, per dirla all'azienda, è il gettito, ma questo è l'obiettivo anche di chi accerta, quindi già l'accertamento non è più finalizzato al grado di pericolosità sociale del comportamento evasivo, ma anche, ahimè, al grado di solvibilità dell'eventuale accertato. Ed è così che ti ritrovi ad avere meno lotta finalizzata a far emergere il sommerso, perché chi ha prestanome, chi ha castelli sociali, è difficile fargli scucire il grano, certo. E invece chi ha l'azienda messa lì con il socio che sai chi è, anche quale patrimonio. Ma per cui è così, è che siamo in un governo in cui tutto si basa sulla spending review. Qua ci sono dentro tutti, vediamo la roba. Noi non siamo in Parlamento. Qua ci sono dentro tutti del motivo per cui io sto facendo una fatica dannata a cambiare sta roba, va bene? Lasciamo perdere. La prima cosa da fare sarebbe cacciarlo Befara, non commentare. Ma adesso non dobbiamo personalizzare troppo su di lui, tanto adesso Befara se ne va. Adesso va. Nessun colpo di scena. Ma non personalizziamo troppo. Si deve fare un decreto che limiti e vieti gli sfratti ai morosi, che non cacci di casa. Questo su Equitalia c'è, sulle banche no. Una cosa, guardate che se, guardate attenti, perché se avete può farlo il governo, non deve aspettare Equitalia. Se avete capito il ragionamento, guardate che se si fa sparire Equitalia, incorporandola nelle agenzie delle entrate, che state preparando per i grandi evasori, si fa esattamente quello che da anni cercano di fare le altre burocrazie fiscali, cioè si salda definitivamente il processo. È una minchiata pazzesca, credetemi, è una follia. Equitalia va portata sotto il Ministero, braccio operativo accertamento con obiettivi di accertamento, braccio operativo riscossione con obiettivi di riscossione. Però se Equitalia mi arriva a fare queste robe qua, io sto con fucile a spianare. Ma se tu a monte elimini un accertamento già finalizzato a chi tutto sommato può essere aggredito, solviva, Equitalia lavora già delle pratiche più legate alla lotta all'evasione. E poi i più deboli, cose, però guardate che questo i più deboli sono brava, i più esposti, è debole cooperati. Con forti e forti con i deboli. Io ho detto la mia, poi cioè, conveniamo che alla fine noi stiamo raccontando le storie di più deboli, che più delle volte sono magari morosi perché non hanno magari più uno stipendio, non è, e si ritrovano nelle maglie di Equitalia, queste maglie infernali. Sì, ma guardate che dentro c'è un sacco di gente che ha veramente per prima voglia di cambiare. Io da quando dico queste robe, vi assicuro. Ma lui non l'ha mai capito. Sono tanti dipendenti, gli Equitalia, l'Agenzia delle Entrate, che sono i primi a dire vai avanti, cerchiamo di ricostruirla in questo modo. Certo, non però è semplice, perché ci sono dentro tutti. Centrodestra, centrosinistra. C'è un'ottusità della burocrazia. Beh, le parti. Grillo in questo momento non dà una mano perché dice anche lui, mettiamola dentro. No, diteglielo ma voi che avete rapporti. È proprio quello che vogliono arrivare a fare. Sì, non si deve fare quello. Non ho la soluzione, però. Va bene, voglio ritornare ancora sull'Europa e sull'euro. Prima, magari così, stacchiamo con un servizio un po' leggero, che noi chiamiamo simpatia portami via e poi ripartiamo dall'euro. Al quinto posto della classifica simpatia portami via, un ufficiale giudiziario di Ravenna. Non voglio andare, voglio morire nella mia casa. Desidero che le telecamere non presenzino all'esecuzione. Allora che escano dall'appartamento, scusate, ma sì, certo. Per cortesia, sto chiedendo un po' di ragionevolezza per delle persone che stanno qui, anziane, invalide. C'è un istante che mi dice di eseguire, devo eseguire. C'è un provvedimento del giudice. Quando viene apposta la formula esecutiva, lei mi insegna, il giudice l'ha già deciso. Oh, sì, ma la formula esecutiva, dottoressa, è stata apposta. No, io voglio solo una risposta. È stata apposta. No, ma lei mi deve rispondere. In vigenza della norma sull'impiccio.
la formula esecutiva. Non poteva essere apposta la formula esecutiva, ci vuole che glielo dico. L'ufficiale giudiziario incaricato di sfrattare una famiglia non si ferma nemmeno davanti a una signora di 100 anni che non riesce ad alzarsi dal letto. Al quarto posto, un politico amico del candidato di Forza Italia alle europee, Luciano Ciocchetti. Dai, darmi del maiale, è chiaro? È chiaro questo? Non è chiaro per niente affatto. L'atmosfera è rovente. Un politico amico del candidato Ciocchetti se la prende con noi perché stiamo riprendendo il l'autopasto. Cosa c'è da riprendere? Ma sono amici nostri, se vuole le do l'elenco di ognuno, chiaro? 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 L'amico di Ciocchetti si è infuriato solo perché la nostra truppa ha filmato la folla che si accapigliava per conquistarsi un panino al pranzo elettorale del 1° maggio. Sul podio, al terzo posto, l'onorevole Nunzia De Girolamo. Verso Silvio Berlusconi, a cui va tutto il nostro affetto. Ecco, un momento drammatico anche per Nunzia De Girolamo, vero? Guardi, un momento drammatico in che senso? Lei fa sempre un'ironia che a me mi infastidisce, però è drammatico perché io forse rispetto a lei ho una sensibilità umana che evidentemente a lei non fa parte della sua vita, la mia sì. All'onorevole De Girolamo avevamo solo chiesto se stava soffrendo per l'affidamento di Berlusconi ai servizi sociali. Al secondo posto l'onorevole Micaela Biancofiore. Berlusconi ha detto che vuole andare insomma ad assistere i disabili, però sotto il suo governo, praticamente sotto il vostro governo è stato azzerato il fondo per la non autosufficienza. Non mi risulta assolutamente. Però così non mi venga a insegnare a me queste cose, non metta sempre zizzania nei confronti di Berlusconi. No, sicuramente era il governo Monti, forse non se lo ricorda, ed era anche il governo Letta. All'onorevole Biancofiore avevamo solo fatto notare che Berlusconi ha chiesto di assistere i disabili quando sotto il suo governo il fondo per la non autosufficienza era stato azzerato. Il primo posto lo conquista Mario Draghi. Scusi Draghi, può dirci una parola sui derivati italiani, quelli del Ministero del Tesoro degli anni 90? Può darci un'informazione almeno lei che le parti? Draghi non risponde e se ne va, ma poi ci ripensa e ci viene a cercare. Quando ritorna è molto alterato. Lei si vada a rivedere i comunicati stampa, si vada a rivedere i documenti, si vada a rivedere tutte le mie risposte. Ma perché non fate trasparenza sui derivati? Perché abbiamo fatto piena trasparenza. Io ho cercato alla Camera, ho cercato al Senato, non c'è nulla. Cerchi meglio. Mi può dare un'indicazione dove trovarli? Cerchi meglio. Anche in Commissione Bilancio? Su qualunque sito. Perché deve essere un mistero? No, su qualunque sito. Li ho visti tutti, guardi. Ho parlato pure con la Via. Ho parlato con Grilli, con la Cannata. A Draghi avevamo solo chiesto se sapeva quanto stanno pagando gli italiani per i derivati da lui sottoscritti negli anni 90, quando era al Ministero del Tesoro. Siamo con Antonio Caminito e i lavoratori della Piaggio Aero e a finale Ligure, Sestri Ponente. Allora, siete in tanti, Caminito, racconta tu. Intanto vorrei iniziare dicendo che noi con quel sottobosco lì non c'entriamo assolutamente nulla. Noi con quei ladri, con quei corrotti non c'entriamo nulla. Volevo dargli un consiglio al sottosegretario, ma visto che è andato via, che a casa mia quando qualcuno ha dei debiti, per pagare i debiti c'è bisogno di soldi. Per fare soldi a casa mia si fanno solo con il lavoro. Capisco che poi quel mondo lì li fa attraverso altri strumenti, però solo attraverso i soldi. Quindi allora, noi siamo quelli che facciamo i soldi, noi siamo quelli che produciamo ricchezza. Noi facciamo con le mani un velivolo che è il migliore nel mondo, il P180 è la Ferrari dei cieli. Malgrado questa cosa l'aereo non si vende non per colpa nostra, certo. Perché naturalmente non si possono sostituire questi uomini, ma per colpa di dirigenti incapaci. La loro incapacità naturalmente ha prodotto 200 milioni di debiti, i debiti in qualche modo si devono pagare, in che modo si pagano? Chiudendo una fabbrica su due. Guardate che però due fabbriche hanno due aeroporti, si fanno aerei, quindi di stare vicino all'aeroporto. Quale si chiude? Si chiude la fabbrica dove c'è l'aeroporto più grosso e si tiene la fabbrica che è più nuova ma attaccata all'aeroporto più piccolo, che prima o poi chiuderà, perché già nel piano voli si chiude. Noi facciamo fatica. Quindi alla fine spiegare. Si chiuderà anche la seconda. In prospettiva, allora, certo. Salvare Genova vuol dire salvare tutta la Piaggio. 550 lavoratori. Vorrei dire anche una cosa, a Genova
si fa per la prima volta il drone europeo, non so se sapete cos'è, sì. È un aereo senza pilota, allora si può utilizzare in mille modi, noi pensiamo si possa utilizzare per aiutare quelle migliaia di disgraziati che attraverso il Mediterraneo provano a cambiare la propria vita invece di metterci sempre delle armi sotto. Queste cose si possono fare in questo paese invece di buttare via i soldi, magari salvando 550 posti di lavoro. Noi siamo stufi, però io ho sentito una serie di economisti che noi siamo persone semplici, abbiamo come dire dei concetti banali nella testa. Il paese è ammalato, il paese è ammalato. Quali sono, qual è la malattia non lo sappiamo, sono gli imprenditori. Noi siamo la cura in questo paese, noi siamo la cura e solo attraverso noi si riesce, come dire, a questa situazione. Faccio... È il lavoro, è la ricchezza che ci fa uscire Cooperati, da questa situazione. Faccio commentare a lei, ma dopo tante discussioni attorno all'impossibilità ad agire sul deficit, perché bisognava andare soltanto sulle linee dell'austerity, ora si sente sia Juncker che Schulz dire deroga al deficit italiano, beh parliamone, non solo austerità. E Martin Schulz dice agire solo sul versante dei tagli è folle e sbagliato, dobbiamo fare crescere i redditi e i consumi. Però soltanto adesso che siamo in campagna elettorale si sente questa declinazione diversa. No, per niente. Guardi che questa crisi ha dei nomi e cognomi precisi, le responsabilità sono chiare. È il centrodestra europeo, sono i conservatori europei che hanno imposto questa crisi. I progressisti, nonostante dispiace al mio amico di Tsipras, anche loro, governate con Angela Merkel in Germania. Lasciami Schulz parlare. Governa con Angela Merkel in Germania. Impara a lasciar parlare le persone, poi può essere di opinioni diverse. Dopo, quando ho finito, mi dirai che non sei d'accordo, ma lasciami dire. Ti stavo dando atto del fatto che tu non conosci che anche i tuoi compagni di partito in Europa, insieme ai socialisti, hanno provato a proporre modifiche al patto di stabilità. Ad esempio, sottraendo al patto di stabilità tutto quanto va a investimenti per gli enti locali. Si dà il caso che i numeri in democrazia sono importanti, i conservatori avevano la maggioranza e in Parlamento hanno bocciato questa scelta. A me fa molto piacere leggere le parole di Juncker. La sua forza politica in Parlamento però si è comportata diversamente. Ha cambiato idea, viva. Vuol dire che c'è la possibilità di cambiare rotta per quanto riguarda la politica economica in Europa. Mi spiace questa caduta di stile di Cofferati, perché Cofferati dovrebbe sapere meglio di me che queste politiche non sono del Parlamento europeo, ma sono accordi tra gli Stati. E gli Stati europei dei diversi colori hanno fatto queste scelte politiche sbagliate. Quindi dare la colpa soltanto ai popolari è assolutamente scorretto. Finalmente ci si sta rendendo conto che questa politica dell'austerità è sbagliata. Perché la Germania in testa sta pagando, anzi la Germania in coda, noi tutti, ma finalmente anche la Germania sta pagando il conto di questa austerità imposta all'Europa. E allora la prossima legislazione europea che partirà con queste elezioni sarà la grande occasione che noi avremo per cambiare finalmente le politiche e per delle politiche espansive. Vi faccio vedere qual è il sentimento di alcune città campione. Il Post.it questa settimana ha chiesto ad un campione ragionato di imprenditori, liberi professionisti e popolari partite IVA quale fosse la reazione istintiva che provano pensando all'euro. Il 51,5%, quindi la maggioranza, ha una reazione assolutamente negativa, sentimento di negatività che cresce al nord a Torino con il 55,4%. La forbice che sempre prendete. Sempre Qual forbice, è la sua opinione sull'euro? Qual è la sua opinione per l'euro? Anche in questo caso l'opinione è sostanzialmente negativa, visto che il 43,5% è convinto che comunque l'euro sia stato un danno per l'economia e il 12,2% degli intervistati è convinto che sia utile solo alle banche. Allora, Rinaldo, dammi anche il sondaggio di Scenari Italiani. E a proposito della domanda circa sarebbe favorevole la reintroduzione di una valuta nazionale al posto dell'euro, guardate, 44% dice sì, il 47% dice no, c'è un'incertezza del 9%, però che il sì circa il ritorno ad una valuta nazionale abbia una percentuale così alta è un significativo, dato politicamente significativo, la gente soffre certamente. Il dato è significativo e dovrebbe una volta tanto essere preso in considerazione, ma purtroppo al sistema europeo vigente ora in cui, come si è detto,
decide molto di più la Commissione Europea invece che il Parlamento, anche se, attenzione, il Parlamento ce li ha alcuni poteri, perché col Trattato di Lisbona sono stati ampliati, quindi andando al Parlamento Europeo si riesce ad incidere sulle politiche, perché si approvano o meno le leggi, si nomina il Presidente della Commissione, si può addirittura votare la sfiducia alla Commissione Europea, quindi non sono inutili queste elezioni. Attenzione, chi crede nella democrazia almeno deve andare a votare per combattere, per sostenerla. Però, chiusa la parentesi, il discorso dell'euro è un discorso più ampio, cioè qui si parla sempre di dettagli tecnici, ma dobbiamo un po' capire qual è la visione politica che noi sosteniamo dell'Europa e dell'Italia. Chi vuole uscire dall'euro ha una visione che vuole rimettere lo Stato al di sopra della finanza. Tutti ci lamentiamo dei danni che fanno le banche, lo vediamo, e le imprese strozzate, Equitalia, e la spending review che ci costringe a tagliare spesa, quindi l'austerity ce la terremo. Nel 2015 dobbiamo trovare 18 miliardi, nel 2016 36. Solo uscire, non uscendo dall'euro, così, ritornando a avere una questa è il DEF, ritornando a avere una nostra moneta. Su. E potendo finalmente finanziare la nostra spesa come qualsiasi Stato sovrano, non dovremo più trovare i soldi con le tasse comunitarie. Questo è un sogno che diventa per Sergio Cofferati, che 11 anni fa ha difeso con coraggio l'articolo 18. Ma oggi il suo partito è quello che l'articolo 18 in parte l'ha cancellato, che ha votato la riforma Fornero, che ha votato il Job Act che ci rende tutti più precari per rispettare l'austerità che impone l'Europa. Questa è la verità, questa è la verità. E perché governano assieme ai popolari europei. In Francia, Hollande non ha fatto nulla contro il brevissima. Brevissima. Papandreou in Grecia era il governo Monti e il governo il problema di Fornero purtroppo è passata con il voto del PD. Il problema è un problema di cambio di battuta, questa grande coalizione è un problema di cambio di politica, bisogna cambiare le politiche insieme e le classi dirigenti, però Fornigoni anche le classi dirigenti. Dico soltanto che il disagio detto a quel 44%, bisogna stare attenti a non dargli una risposta devastante. L'euro così fatto non funziona, ma uscire dall'euro sarebbe ancora peggio. Bisogna correggere l'euro. Non lo risolviamo oggi. L'ultima replica. Abbiamo l'esempio classico dell'autolesionismo della sinistra, che pur di attaccare il Partito Socialista si mette d'accordo con la Lega e con i centristi. Ignorando quello. Voi ci governate assieme, ci governi assieme in Italia. Ignorando quello che è stato fatto in Europa anche da parte loro per cercare di contrastare una linea politica. Ma noi ci troveremo. Allora, Saverio Raimondo, con Saverio Raimondo facciamo la chiusura del cerchio, vediamolo insieme. In Italia non funziona mai niente tranne una cosa: la corruzione. La corruzione in Italia è un settore che non conosce crisi. Ci sono soldi, lavoro e il sistema funziona. E siccome devo fare un abuso edilizio a casa, ho messo insieme i miei risparmi e sono andato con la mia tangente in Parlamento a corrompere qualcuno. Ma chi? Come funziona la corruzione in Italia? Fortuna che il Premier ha fatto un tutorial per spiegare come si pagano le tangenti, quelle nuove con 80 euro in più in bustarella. Ma non basta! A chi bisogna rivolgersi per pagare le tangenti? Qual è la procedura? C'è un modulo da compilare? C'è una fila da rispettare? E se sì, chi è l'ultimo? Forse devo lasciare la mia tangente nella cassetta delle bustarelle di Montecitorio? E se poi me la perdono? Allora chiamo il call center del Parlamento per chiedere informazioni. Buonasera, sono un comune cittadino, dovrei fare un abuso edilizio e quindi dovrei corrompere qualcuno. Mi sa dire con chi devo parlare? Con Forza Italia? Come vuole, mi chiede chi vuole dire basso. E proviamo Forza Italia allora. Una. Grazie. Dopo Forza Italia. Buonasera, sono un comune cittadino, devo fare un abuso edilizio e quindi di conseguenza devo corrompere qualcuno, solo che è la prima volta che lo faccio. Mi sa dire con chi devo parlare? No, non sono in grado di consigliare nessuno. È perché anche sul sito internet non c'è niente. Non conosco la procedura. Non lo so aiutare. La ringrazio, gentilissima. Gentilissima. Provo a chiedere in giro.
Io devo fare un abuso edilizio a casa, chi devo corrompere? Io devo fare un abuso edilizio, chi devo corrompere? Qual è la trafila della corruzione? C'è un comune cittadino, no, che volesse, arrivederci, però un po' di trasparenza nel sistema della corruzione. Come funziona il sistema della corruzione? Cioè, a chi bisogna rivolgersi? Alla Procura della Repubblica e denunciare tutti quelli che si fanno corrompere. E lì ti danno il numeretto? No, lì arrestano quello che si fa corrompere. Ah, io devo fare un abuso edilizio a casa. Io devo fare un abuso edilizio a casa. Chi devo corrompere? Cioè, come funziona il sistema della corruzione? Un comune cittadino che volesse corrompere qualcuno, a chi si deve rivolgere? Ho un abuso edilizio da fare, quindi di conseguenza devo corrompere qualcuno. Ma non so chi, perché è la prima volta che lo faccio. Come funziona questo sistema della corruzione in Italia che crea lavoro e fa girare soldi? Io non ho mai corrotto nessuno, per cui non io so. Nemmeno, anche per me la prima neanche volta. A me sono mai rivolti per farsi. E neanche a me, per, purtroppo. Per corrompermi. Quindi non so come funziona, ma quello sto cercando di capire come funziona e che vorrei ottenere. Trovi una. Non so se c'è un ufficio informazioni del genere. Qual è? Qual è? Io vorrei sapere a chi mi devo rivolgere. Ho provato a chiamare, a controllare su internet, non c'è. Qual è la procedura? Socchio. Non la sa, non la sa nessuno! Il sistema della corruzione in Italia non è trasparente ed è burocratico. Milioni di italiani fanno la fila ogni giorno per pagare le loro tangenti. Bustarelle, bustarelle di plastica. E c'è anche chi va in giro con delle maxi tangenti. Forse la mia tangente è troppo piccola? Mi aiuti lei che è tutto il giorno che faccio la fila. Per un abuso edilizio a casa mia, chi devo corrompere? Di sicuro non me. Lo so, ma mi rispondete tutti così. Io vorrei corrompere qualcuno, capendo chi, ma non capisco qual è il sistema. Secondo me il sistema della corruzione è insito al sistema capitalistico. È una società basata sul denaro. Quindi io, proletario, non riuscirò mai a corrompere nessuno? O sei ridotto. E quindi è un sistema chiuso. E lei mi sta dicendo che il sistema della corruzione in Italia è corrotto. Altro che eccellenza italiana, la corruzione in Italia è arretrata. Non abbiamo digitalizzato niente, ancora che ci diamo le bustarelle in mano per strada. Persino la Somalia, la Grecia e la Romania sono più corrotte di noi. Siamo il terzo mondo. E poi non c'è stato ricambio generazionale neanche nelle tangenti. Gli arrestati sono i soliti vecchi di Tangentopoli, mai un giovane. Basta, ci rinuncio. Mi riprendo la mia bustarella e me ne vado a corrompere all'estero. Ciao Italia, mi hai deluso per l'ultima volta. Ricordate tutta la campagna che abbiamo fatto per mandare via, in un certo senso, Mastrapasqua dalla presidenza dell'INPS, Mastrapasqua Mister 100 Poltrone? Beh, c'è un nuovo Mastrapasqua, si chiama Andrea Monorchio, ce lo racconta Nello Trocchia. Presidente della società Consap, concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza, presidente della Commissione di Controllo di Regolarità presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Lui è Andrea Monorchio, per 13 anni ragioniere dello Stato, fino al 2002. Oggi ricopre una ventina di incarichi tra società pubbliche e private, associazioni benemerite e fondazioni, ruoli direttivi ed onorari. Ultima dichiarazione dei redditi disponibile, anno 2012, 1.292.413 euro. Monorchio è tra i paperoni di Stato, nell'Italia che conta, è campione di incarichi. Abbiamo visto che lei è andato in pensione nel 2002 quando ha terminato il ruolo di ragioniere dello Stato, no? Sì. Con questa pensione da 10.000 euro netti al mese, se non sbaglio. Sì. Non vi è una sorta, come dire, contraddizione rispetto al fatto di avere una pensione comunque consistente e il fatto che comunque abbia una retribuzione e un incarico pubblico come quello in Consap da 219.000 euro all'anno e soprattutto da 12 anni. E poi questo accanto a gli altri. Io, dottore, di queste cose non intendo discutere. La cosa non mi tocca minimamente, lei può fare quello che vuole, ma non può chiedere a me di rispondere a questa domanda, di fare polemico, di fare. Ma non sono polemico. La ringrazio molto per avermi chiamato. Ma soprattutto anche il suo ruolo in Banca Popolare di Vicenza, i rapporti con la Banca d'Italia. Io sono vengo chiamato, dottore, quindi quando mi hanno chiamato, dove vengo chiamato in decine di posti. Monorchio riesce a stare dentro quelle che sono istituzioni dello Stato, enti pubblici, ma anche società private. Guardiamo il caso di una banca, lui è vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza.
che ha buoni uffici con la Banca d'Italia. E chi è il grande regolatore di questi rapporti? È sempre Andrea Monorchi. Quindi sta dappertutto, è come una piovra che governa, è andato in pensione da tanti anni e continua a governare. Matteo Renzi lo dovrebbe rimuovere con effetto immediato. Se non lo fa, tanto arriverà il giorno di liberazione nazionale, il 25 maggio. Insomma, Monorchio colleziona incarichi, un altro Mastrapasqua. Nel 2002 è andato in pensione, 19.000 euro lordi il vitalizio, 10.853 euro netti al mese, ma non si è fermato. Proprio in quell'anno, nel 2002, diventa presidente Consap, 219.000 euro all'anno. Ora i vertici sono in scadenza, si attendono le scelte del governo Renzi. Monorchio intanto resta al suo posto, il multi-incarichi aspetta. Siamo andati a sentire cosa ne pensano in Consap. Buongiorno. Volevamo chiedere al presidente Monocchio se c'è, e volevamo fargli qualche domanda. Sono troppi alla sette, alla gabbia. No, volevo chiederle se c'è, ma non c'è perché sta a Francoforte. Quindi non c'è neanche l'amministratore delegato, non c'è nessuno con cui possiamo parlare degli incarichi, dello stipendio che prendono. Non c'è, sta a Francoforte. L'amministratore delegato non c'è. Non c'è. I consiglieri non ci stanno. Perché vengono e vanno, mi hanno detto che hanno altri incarichi. Ecco tutti gli incarichi di Andrea Monorchio, un uomo da record. Persona che ha una pensione, perché ricopriva anche altri incarichi pubblici dopo la pensione? Ma tutto qua. Scusi, questi perché devo dare conto a lei di queste cose? Se le faccia lei da solo questi conti e scriva quello che vuole, dica quello che vuole. Lei arriverà. Ed è imbarazzante parlare di tutti questi mister mille poltrone quando si ha accanto degli operai che perdono il posto di lavoro. Sono con Emilio Pagani. Rappresentante degli operai della Compuprint. Allora, la Compuprint è un'azienda italiana produttrice di stampanti e pannelli solari. Nel 2009 si era impegnata a restare in Italia con un accordo che era firmato al Ministero. Il Ministero dello Sviluppo Economico. Bene, cosa succede? Oltre a Regione e tutto quanto. Che cosa succede dopo? Succede che nel 2009 viene sottoscritto questo accordo, siamo nel giugno, pochi mesi dopo è iniziata il trasferimento delle linee produttive stampanti in Cina e in Romania, o non sappiamo, in altri stabilimenti del gruppo GDS Compuprint. Quindi quell'accordo va già a farsi benedire. Esatto. E siamo andati via da Caluso per andare a finire a Leini, uno stabilimento molto più piccolo dove i 300 dipendenti presenti ai tempi non potevano essere neppure inseriti perché lo stabilimento era molto piccolo. La cosa è andata avanti. Dico Paolo, ascoltiamo queste storie perché poi noi parliamo di lavoro, quindi. No, facciamo anche una sintesi, vogliamo essere chiari. Questa azienda poi tramite degli accordi sindacali firmati in tutte le sedi istituzionali è riuscita a tenere in cassa integrazione 200 dipendenti per parecchi mesi, per non dire anni. Gli accordi con la politica sono carta straccia. Beh, questo caso è provato, ma andiamo nel dettaglio. Noi come CUBFLM Uniti nel 2011, quando ci siamo resi conto che stavano partendo per la Cina le ultime linee produttive delle testine ad impatto, che è un patrimonio tecnologico e know-how sviluppato nel canavese, nel mondo Olivetti, abbiamo mandato una lettera all'ispettorato e al Ministero a Roma. Uh-huh. E il Ministero ci ha pure risposto, pochi mesi dopo, che non era loro compito valutare e intervenire sugli accordi sindacali. Ma allora se il Ministero, che ha delle funzioni ispettive di controllo, non fa queste verifiche, chi deve fare? Quindi. Allora, Paolo Barrard, ho voluto partire ancora una volta da un caso concreto perché vogliamo parlare di lavoro. La politica, l'abbiamo visto, così non serve a niente. Il decreto Poletti a questo punto, altro che Jobs Act e quant'altro. Sì, potete inquadrare questo? Questo qui non è il decreto lavoro di Poletti e Renzi. Ve lo faccio vedere.
Questo è il decreto lavoro di Poletti e Renzi, carta straccia, ok? Allora, c'è una... Vi faccio una metafora, voglio fare una metafora molto semplice che venga capita a casa esattamente da tutti. Il mondo del lavoro italiano è un ammalato che sta morendo dissanguato. Renzi e Poletti, invece di andare alla Banca Nazionale del Sangue a prendere le giuste trasfusioni, vanno nelle garze, nelle bende dell'ammalato a strizzare delle goccine di sangue e gliele danno. Questo è un insulto alla tragedia del lavoro italiano, ma soprattutto è un atto criminoso, perché chi distrugge il lavoro e l'economia italiana, così come ha fatto Grilli, viene poi remunerato dalle megabanche, vengono assunti perché hanno fatto il lavoro per la Germania. Allora, Prodi ha fatto questo, Amato ha fatto questo, Grilli ha fatto questo, Poletti e Padoan finiranno nelle megabanche anche loro, dovrebbero invece finire in galera. Allora, come si crea il vero lavoro? Creare vero lavoro per creare vero profitto, le due cose sono completamente collegate, un vero reddito crea vera spesa, crea veri profitti per le aziende. Lo schema anche qui è molto semplice, cerco di spiegarlo nella maniera più chiara possibile. Bisogna per forza cominciare con una grande iniezione di liquidità al netto da parte dello Stato, del governo. Bisogna iniettare una liquidità al netto nel paese, vuol dire che il governo spende 100 e tassa 50, vuol dire che qua rimangono 50 monete, 50 soldi al netto che non sono soldi da restituire a nessuno, perché se il denaro è bancario deve essere restituito con gli interessi, se il denaro è spesa a deficit dello Stato, metto 100, tasso 50, rimane nel settore privato di cittadini e aziende, non deve essere restituito a nessuno. Si comincia con una grande iniezione di liquidità, che significa redditi che vengono spesi, se vengono spesi creano domanda di beni e di servizi. Se c'è domanda di beni e servizi ci sono le vendite sono in aumento esponenziale, così come deve essere in aumento esponenziale l'immissione di liquidità al netto da parte del governo del paese. Questo crea il vero profitto delle aziende, vero profitto, perché non è profitto creato sui soldi a debito delle banche, è creato su soldi dello Stato al netto. Il vero profitto crea investimenti, crea assunzioni e finalmente crea il vero lavoro. Questo è il vero lavoro, remunerato giustamente, secondo le qualifiche dei lavoratori, perché è sostenuto da questa grande iniezione di ossigeno dello Stato. Ora, che cos'è questa iniezione di ossigeno dello Stato? Non è altro che quello che la Mosler Economics chiama il programma di piena occupazione, Mosler Economics MMT, cioè lo Stato assume con una spesa a deficit il 100% dei lavoratori italiani. Il 100% gli dà un reddito equiparato alle loro competenze e capacità, reddito di dignità e non i 600 euro a scaricare bancale l'IKEA come succede oggi. Allora, ritorniamo qua. Ecco che il programma di piena occupazione ha creato una immissione di liquidità enorme nel paese, sono miliardi, vengono spesi, creano domanda, creano vendite, creano vero profitto, creano assunzioni, creano lavoro vero. Una nota per gli imprenditori: sradicatevi dal cervello l'idea che il minimo reddito sia quello che crea il profitto dell'azienda, perché il minimo reddito scardina tutto il processo virtuoso, vuol dire minima domanda, vuol dire minime vendite, vuol dire minimo profitto e voi siete fregati. Questo è un percorso per creare lavoro, questa non è carta straccia, qui nessuno deve finire in galera. Allora, anche per fare un po' di servizio pubblico, mi verrebbe da dire, vediamo, facciamo una panoramica sulle aziende che assumono, quelle che assumono e come assumono, vediamo. C'è un'Italia che va controcorrente, mentre altri licenziano, ci sono aziende che decidono di assumere. Eccone alcune. Partiamo con Amazon, l'azienda americana leader nel commercio elettronico, che in Italia ha aperto un nuovo centro a Piacenza. Ricerca 600 persone, come addetti alla ricezione merci, allo smistamento, all'imballaggio, alla spedizione e anche posizioni di team leader e manageriali. Per le candidature, www.amazon.it. Il gruppo alimentare San Carlo è alla ricerca di 36 agenti di commercio da inserire in tutta Italia. Oltre alla patente di guida, è richiesto un diploma tecnico commerciale o turistico alberghiero. Per informazioni, www.sancarlo.it.
L'Istituto di Credito Cariparma Credit Agricole assume invece 100 giovani tra diplomati e laureati in discipline economiche, giuridiche e umanistiche da inserire nelle sedi in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Umbria. Gli interessati possono candidarsi su www.cariparma.it. Lidl, azienda tedesca che si occupa della grande distribuzione, continua il suo piano che prevede l'assunzione di 1000 nuovi dipendenti. Le offerte variano dal part-time al full-time e attualmente sono aperte posizioni in tutta Italia. Informazioni su www.lidl.it. Continuiamo con Poste Italiane, che offre 100 assunzioni a tempo determinato da inserire a Roma, Viterbo, Latina e Frosinone. Le figure ricercate sono portalettere e postini. È richiesta disponibilità lavorativa immediata. Per le candidature www.poste.it. E veniamo a Italy, il brand di Oscar Farinetti dedicato all'eccellenza alimentare Made in Italy, che apre un nuovo punto vendita a Verona e crea 250 posti di lavoro. Per informazioni www.italy.it. Si avvicina l'estate e parte il turismo. Ecco allora altre due proposte. Costa Crociere cerca 60 persone tra cuochi, tecnici e fotografi con una buona conoscenza della lingua inglese e la residenza nella regione Lazio. Per informazioni www.costacrociere.it. L'agenzia per il lavoro Open Job Metis ricerca invece 400 persone da inserire nella ristorazione in Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e Puglia. Per le candidature inviare una mail a cv.oreca@openjob.it. Vi siete persi qualche contatto? Nessun problema. Potete ritrovare tutte queste opportunità sul nostro sito www.lasette.it/lagabbia. Purtroppo però io devo dare retta adesso a un imprenditore del Menga. Ciao Italia! Carlo Pravettori! Arrivo! Allora, lei di assumere non ne parla proprio, eh? Di assunzioni. Buonasera! Buonasera, infatti cambia, neanche lo sente. Ho da far di meglio che assumere. Certo, immagino, è furfante com'è. Di solito preferisco licenziare. Ma guarda, lei ci riesce anche benissimo, eh? L'ho vista l'altra sera in TV, Paragone. Ma dove l'ha visto l'altra sera? In Eurovisione, è stato bravissimo, complimentoni. Ma che cosa sta dicendo? Non ero in televisione. Come no? Era lei all'Eurofestival. Ma che l'Eurofestival? Stava cantando alla grande. Ma non è vero, non sono andato all'Eurofestival. Ho anche la foto, vediamola. Vediamola. Ma che pirla. Uguale. Cioè, al limite assomiglia a Pirlo. La barba è la sua. Sì, la barba è la mia, sì. Anche le tettine, devo dire. Le tette, sì, le mie. Ma voi gli date anche retta. Ridete pure a ste stronzate. No, perché ridono perché è vero. Vedi? Dai. Il mio pubblico. Il suo pubblico. Mi dispiace, però. Mi dispiace, Paragone, che non l'abbiano fatta vincere. Esatto. Perché mi hanno detto che all'Eurofestival invece ha vinto una donna che sembra un uomo. Ah, sì? Vediamo. Vediamola. Ma che cosa va... Dai, cambiamo argomento perché abbiamo cominciato male, Pavettoni. Ha ragione, chiedo scusa ad Angela, basta con le stupidaggini. Basta, esatto. Vorrei dare una grande notizia, seriamente parlando, che riguarda il mio partito. Ah, Forza Italia, vediamo un po', esatto. Sì, ne abbiamo parlato con Silvio, anche lui è d'accordo. Ah, su cosa? Cambiamo nome! Ma come, avete appena cambiato? Ecco il nuovo logo! Ma che Forza Libano, ma... Grande idea! Devo dire che abbiamo già aperto il primo club. Sì, è il primo club. Sì, in Libano. Guarda. L'ha aperto dell'Utri. Dell'Utri, certo. A Beirut. Sì, esatto. Poi volevamo mandarci Scaiola con Matacena. Ma tu guarda. Hanno avuto qualche piccolo problemino. Piccolo problemino? L'hanno soltanto arrestati. Arrestati, parolone. Parolone. Scaiola ha solo cambiato casa. Ah, ecco. Era stanco di avere la vista sul Colosseo a sua insaputa. Certo. E così è andato a vivere a Resina Celi, a sua saputa. Vabbè. Bravo Scaiola! Vabbè. Oh, lì tra l'altro Scaiola ha ritrovato un sacco di vecchi amici, Ho paura, a temo. Resina Celi. La banda della Magliana, la banda Bassotti, Dietro Gamba di Legno, vabbè, diciamo, tutta gente squisita. Per
bene, però la piantiamo di dire fesserie e cambiamo argomento. Purtroppo, questi giudici comunisti... Ma che c'entra? Gente invidiosa! Hanno fatto arrestare anche una nostra cara amica. Chi? Chiara Matacena. Chiara Matacena. Innocente! Innocente, sì. Una donna sobria, elegante, che faceva una vita morigerata! Morigerata, come sobria, da foto! Sobria, elegante, sobria, elegante. Il problema è che questa foto è vera. Capito? Cioè, non è un fotomontaggio, è vero. La Ferrari è ferma perché non aveva soldi per la benzina. Ecco, sì, certo. Comunque, vorrei spendere qualche parola prima di lasciarci anche sul mio amico Silvio. Ecco. Questa settimana ha iniziato i servizi sociali. Sì, sì, è vero, si è anche messo il camice bianco, abbiamo visto le foto, le ha pubblicate chi? A dir la verità, il camice bianco se l'è messo per giocare al dottore con le vecchie. Ma non è vero, no, non è vero. Sa com'è? Non iniziamo. Un po' di svago. Un po' di svago, un po' di sano svago nel boscone di Cesano. Ma che nel boscone di Cesano? Vabbè. Oh, prima d'andarmene, dottore, mi faccia salutare la mia cara amica Patrizia D'Addario, che è finita all'ospedale. Sì, è vero, abbiamo letto anche noi questa notizia. Guardate, sì. Guardate la foto. Non dico mica... No, è vero. Fandonie, poveretta. Questa è un'altra foto vera. Guardi com'è ridotta. Dove vuole arrivare? Te l'ho sempre detto a Silvio. Facci piano col Viagra che poi non ti controlli. Se riduci così la D'Addario, pensi agli anziani del boscone, poveretti! Ma la città c'è gli anziani di boscone! Silvio Marcipiano! Salutiamo Bravettoni, ci vediamo tra poco! Saluto Paolo Ender, ci vediamo tra poco, vi aspetto! Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori belettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate diversi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico è maestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, con ghigno e ignoranza dei primi della classe. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto, la gente che non sogna, gli orpelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco e a vita la licenza. Io non perdono e tocco, io non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo narte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte. Tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato. Spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Quei furbi prepotenti, da sempre mi balocco. E a fine la licenza, io non perdono e tocco. Non perdono, io non perdono e tocco. Certe canzoni non hanno bisogno di didascalie, non hanno bisogno di altre frasi di accompagnamento, soprattutto quando c'è la cronaca che ci offre spaccati così inquietanti. L'Italia e gli italiani sono sospesi tra una classe politica inadeguata e spesso fatta anche da squali di rubagalline, ma anche schiacciata da un potere vero, il potere finanziario, quello che sottrae la democrazia. Ed è qui che allora dobbiamo prendere coscienza. È qui che dobbiamo non perdonare, è qui che dobbiamo e possiamo toccare con la spada
canzone di Guccini. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio il pubblico, ringrazio gli operai che hanno parlato, ringrazio anche i politici che qui hanno il coraggio di parlare e parlarsi non addosso, ma parlare con le persone, parlare con gli operai, con i lavoratori, con gli imprenditori. Ringrazio la band, la scarsa casta, e visto che si parla di lavoro ringrazio tutto lo studio, i tecnici, gli autori, i giornalisti, e non è mai abbastanza ringraziarli. Va bene, direi che noi ci possiamo rivedere mercoledì prossimo, l'informazione della 7 continua.